thank you degli Apostoli. Il libro precedente l'ho dedicato, o Teofilo, ad esporre tutto ciò che Gesù ha operato e insegnato dall'inizio fino al giorno in cui, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, fu assunto in cielo. È a questi stessi apostoli che si era mostrato vivo dopo la sua passione, con molte prove convincenti. Durante quaranta giorni era apparso loro e aveva parlato delle cose del regno di Dio. Stando con essi a tavola, diede loro ordine di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre, che disse, avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua ma voi sarete battezzati in Spirito Santo di qui a non molti giorni. I convenuti lo interrogavano dicendo, Signore, è questo il tempo in cui tu intendi restituire la potenza regale ad Israele? Egli rispose loro, Non sta a voi il conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha determinato di propria autorità, ma lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete da lui la forza per essermi testimoni, in Gerusalemme e in tutta la Giudea, a Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi lo stavano guardando, fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Stavano con lo sguardo fisso verso il cielo, mentre egli se ne andava. Ed ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro dicendo: Uomini di Galilea, perché ve ne state guardando verso il cielo? Questo Gesù che è stato assunto di mezzo a voi verso il cielo verrà così, in quel modo come lo avete visto andarsene in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto, che si trova vicino a Gerusalemme quanto il cammino di un sabato. Entrate in città, salirono nel locale del piano superiore dove abitavano. Vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo ed Andrea. Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti costoro attendevano costantemente con un cuor solo alla preghiera, con le donne e Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. In quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, riuniti insieme in circa 120 persone, disse Fratelli, era necessario che si adempisse la parola della scrittura, predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù dal momento che egli era stato annoverato tra noi e ricevette la sorte di questo ministero. Costui dunque si comprò un campo con il prezzo dell'ingiustizia e precipitando si spaccò in mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. Ciò fu noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, cosicché quel campo fu chiamato, nel dialetto loro, Akeldama, ossia campo del sangue. È infatti scritto nel libro dei Salmi, divenga la dimora di lui deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio di lui lo prenda un altro. Occorre dunque che uno tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo in cui dimorò tra noi il Signore Gesù, cominciando dal battesimo di Giovanni, fino al giorno in cui fu di tra noi assunto al cielo, divenga testimonio con noi della sua risurrezione. Ne furono proposti due, Giuseppe, chiamato Barsabba, che era soprannominato giusto, e Mattia. E pregarono dicendo, Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quello che hai scelto tra questi due per prendere il posto di questo ministero e apostolato da cui prevaricò Giuda per andare nel luogo suo. E gettarono le sorti per essi. E la sorte cadde su Mattia, che fu aggregato agli undici apostoli. Il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine ed essi stavano riuniti nello stesso luogo. D'improvviso vi fu dal cielo un rumore, come all'irrompere di un vento impetuoso, che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Apparvero ad essi delle lingue come di fuoco, che si dividevano e che andavano a posarsi su ciascuno di essi. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava ad essi il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei devoti provenienti da tutte le nazioni del mondo. Al prodursi di questo rumore incominciò a radunarsi una gran folla, eccitata e confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Fuori di sé per la meraviglia dicevano, tutti costoro che parlano, non sono forse galilei? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua nativa? Arti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle regioni della Libia presso Cirene, romani qui residenti, sia giudei che proseliti, cretesi e arabi, tutti quanti li sentiamo esprimere nelle nostre lingue. Le grandi opere di Dio. Tutti erano sbalorditi e non sapevano che pensare e andavano domandandosi gli uni agli altri: Che cosa vuol dire tutto ciò? Altri poi, beffandoli, dicevano: Sono ubriachi di mosto dolce. Allora Pietro, in piedi con gli undici, levò alta la voce e parlò loro così: Voi giudei, e abitanti tutti di Gerusalemme, fate attenzione a ciò che sto per dire e porgete l'orecchio alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi pensate, poiché sono soltanto le nove del mattino. Si sta invece verificando ciò che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Negli ultimi giorni, dice il Signore, effonderò il mio Spirito su ogni essere umano. E profeteranno i vostri figli e le vostre figlie, i vostri giovani vedranno visioni, e i vostri anziani sogneranno sogni. Certo, sui servi miei e sulle mie ancelle, effonderò in quei giorni il mio spirito, e profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo, e segni prodigiosi giù sulla terra, sangue e fuoco, e vapori di fumo. Il sole si trasformerà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, il gran giorno sfolgorante. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. Uomini di Israele, udite queste parole. Gesù il Nazareno fu un uomo accreditato da Dio presso di voi con prodigi, portenti e miracoli che per mezzo di lui il Signore operò in mezzo a voi, come voi ben sapete. Dio, nel suo volere e nella sua provvidenza, ha permesso che egli vi fosse consegnato, e voi, per mano di empi senza legge, lo avete ucciso, inchiodandolo al patibolo. Ma Dio lo ha risuscitato, liberandolo dalle doglie della morte, poiché non era possibile che la morte lo possedesse dice infatti Davide a suo riguardo, Vedevo il Signore davanti a me continuamente, perché egli è alla mia destra, affinché non vacilli. Perciò si rallegra il mio cuore, e le mie parole sono piene di letizia. Io, benché essere mortale, riposerò nella speranza, perché non abbandonerai l'anima mia nello Sheol, né permetterai che il tuo fedele veda la corruzione mi hai fatto conoscere i sentieri della vita mi colmerai di gioia con la tua presenza fratelli parliamoci francamente il nostro patriarca Davide morì e fu sepolto il suo sepolcro si trova in mezzo a voi fino a questo giorno ma egli era profeta e sapeva che dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono uno della sua discendenza. Perciò, prevedendo il futuro, parlò della risurrezione del Cristo, quando disse che non sarebbe stato abbandonato allo Sheol, né la sua carne avrebbe visto la corruzione. Questo è quel Gesù che Dio ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Egli è stato dunque esaltato dalla destra di Dio, ha ricevuto dal Padre il dono dello Spirito Santo secondo la promessa, ed ha effuso questo stesso Spirito come voi ora vedete e ascoltate. Infatti Davide non ascese al cielo, tuttavia egli dice, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché ponga i tuoi nemici sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, questo Gesù che voi avete crocifisso. A queste parole furono profondamente turbati e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Che cosa dobbiamo fare, fratelli?. Pietro rispose loro: Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono del Santo Spirito. Per voi infatti è la promessa, e per i figli vostri, e per tutti coloro che sono lontani, che il Signore Dio nostro chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, salvatevi da questa generazione perversa. Essi allora accolsero la sua parola e furono battezzati, e in quel giorno si aggiunsero a loro quasi 3.000 persone. Essi partecipavano assiduamente alle istruzioni degli Apostoli, alla vita comune, allo spezzare del pane e alle preghiere. In tutti si diffondeva un senso di religioso timore. Infatti, per mano degli Apostoli si verificavano molti fatti prodigiosi e miracoli. Tutti i credenti poi stavano riuniti insieme e avevano tutto in comune. Le loro proprietà e i loro beni li vendevano e ne facevano parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano assidui nel frequentare insieme il Tempio e nelle case spezzavano il pane, prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno al gruppo coloro che accettavano la salvezza. Pietro e Giovanni solevano salire al tempio per la preghiera dell'ora nona. Ora c'era un uomo zoppo fin dalla nascita che solevano portare e deporre ogni giorno presso la porta del tempio, detta bella. Per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, incominciò a chiedere loro l'elemosina. Allora Pietro, fissandolo negli occhi con Giovanni, disse: Guarda verso di noi. Quello li guardò attentamente, attendendosi di ricevere da loro qualcosa. Ma Pietro gli disse: Argento e oro io non ho. Ma quel che possiedo te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. All'istante gli si rinvigorirono i piedi e le caviglie. Con un balzo saltò in piedi e si mise a camminare ed entrò con essi nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. E conoscevano che era proprio quello che stava seduto abitualmente presso la porta bella del tempio a chiedere l'elemosina. Erano pieni di stupore e di meraviglia per ciò che gli era accaduto. Poiché quegli si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo corse verso di loro sotto il portico detto di Salomone con grande stupore. Pietro, vedendo ciò, prese a parlare al popolo. Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo fatto? Perché guardate verso di noi come se per nostra forza o per nostra bontà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato davanti a Pilato mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse fatta grazia di un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e noi ne siamo testimoni. È per aver avuto fede in lui che quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato risanato in virtù del suo nome. Sì, la fede che è già suo dono, ha dato a costui la piena guarigione di fronte a tutti voi. Pertanto, fratelli, io so che lo avete fatto per ignoranza, come anche i vostri capi, ma Dio ha così adempiuto ciò che egli aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, ossia che il suo Cristo avrebbe sofferto. Pentitevi dunque e convertitevi perché siano cancellati i vostri peccati, così che venga il tempo del refrigerio da parte del Signore e egli mandi quel Gesù che è stato costituito vostro Messia. È necessario che egli stia in cielo fino al momento della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dai tempi antichi per bocca dei suoi santi profeti. Mosè disse il Signore Dio vostro vi susciterà di tra i vostri fratelli un profeta come me. Lo ascolterete in tutto ciò che vi dirà. E chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà sterminato di mezzo al popolo. E tutti i profeti, da Samuele in poi, tutti quanti hanno parlato, hanno anche preannunciato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio ha concluso con i vostri padri, quando disse ad Abramo, nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. A voi per primi Dio, risuscitando il suo servitore, lo ha inviato a benedirvi, per distogliere ciascuno dalle vostre malvagità. Mentre essi parlavano al popolo, Sopravvennero i sacerdoti, il comandante del Tempio e i sadducei, non potendo tollerare che essi insegnassero al popolo e annunciassero in Gesù la risurrezione dei morti. Misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero dei fedeli, contando solo gli uomini, divenne di circa 5.000. Il giorno seguente i capi dei giudei, gli anziani e gli scribi si riunirono in Gerusalemme con il sommo sacerdote Anna, con Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano alle famiglie dei sommi sacerdoti. Fecero comparire gli apostoli e si misero a interrogarli. In virtù di quale forza e in nome di chi voi avete fatto ciò? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro capi del popolo e anziani. Noi oggi siamo interrogati in giudizio per aver fatto del bene a un povero malato. Ci si chiede in virtù di chi costui è stato risanato. Sappiatelo tutti voi e tutto il popolo di Israele. È nel nome di Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso, ma che Dio ha risuscitato dai morti. È in virtù di questo nome che costui se ne sta davanti a voi, perfettamente sano. Egli è la pietra respinta da voi costruttori, che è divenuta la testata d'angolo, e non c'è in alcun altro la salvezza. Nessun altro nome, infatti, sotto il cielo, è stato concesso agli uomini per il quale siamo destinati a salvarci. Vedendo il coraggio di Pietro e di Giovanni, e comprendendo, d'altra parte, che si trattava di uomini illetterati e semplici, erano sbalorditi e si rendevano conto che essi erano coloro che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non avevano nulla da replicare. Ordinarono dunque che li conducessero fuori dal sinedrio e si misero a consultarsi tra loro, dicendo: Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Infatti è chiaro a tutti gli abitanti di Gerusalemme che per mezzo loro è avvenuto un evidente miracolo e non possiamo negarlo, ma perché non si divulghi ancora più tra il popolo? Li minacceremo perché non parlino più a nessuno in quel nome. E richiamateli, intimarono loro, di non pronunciare più alcuna parola, né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono loro: Vi pare giusto davanti a Dio Ascoltare voi piuttosto che Dio, giudicatene voi. Noi infatti non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e sentito, ma essi, replicate le minacce, li lasciarono andare, non trovando modo di punirli per paura del popolo, poiché tutti glorificavano Dio per quanto era avvenuto. Infatti l'uomo in cui si era verificato questo miracolo di guarigione aveva più di 40 anni. Quando furono rilasciati, si recarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano loro detto i sommi sacerdoti e gli anziani. Essi, udito ciò, unanimemente alzarono la voce a Dio e dissero, Signore, tu che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, tu che per mezzo dello Spirito Santo, per bocca del nostro Padre Davide, tuo servo, hai detto, perché tumultuano le genti e i popoli tramano vani progetti? Sono insorti i re della terra e i capi hanno fatto congiura contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città hanno fatto congiura contro il tuo santo servo Gesù, da te consacrato, Erode e Ponzio Pilato, con i pagani e i popoli d'Israele, per compiere quanto la tua mano e la tua volontà avevano stabilito che avvenisse. Ed ora, Signore, guarda dall'alto le loro minacce e dà ai tuoi servi di proclamare con pieno coraggio la tua parola, stendendo la tua mano, perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Mentre pregavano, il luogo in cui erano radunati si scosse. Furono riempiti tutti di Spirito Santo. E proclamavano la parola di Dio con pieno coraggio. La moltitudine di coloro che avevano abbracciato la fede aveva un cuore e un'anima sola. Non v'era nessuno che ritenesse cosa propria alcunché di ciò che possedeva, ma tutto era fra loro comune. Con grandi segni di potenza gli apostoli rendevano testimonianza alla risurrezione del Signore Gesù. Erano tutti circondati da grande benevolenza. Non c'era infatti tra loro alcun bisognoso, poiché quanti possedevano campi o case li vendevano e portavano il ricavato delle vendite, mettendolo ai piedi degli apostoli. Veniva poi distribuito a ciascuno secondo che ne aveva bisogno. Anche Giuseppe Chiamato dagli apostoli Barnaba, che vuol dire figlio di consolazione, levita, nativo di Cipro, essendo in possesso di un campo, lo vendette e andò a deporre il prezzo ai piedi degli apostoli. Invece, un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un suo podere e, d'accordo con la moglie, trattenne per sé una parte del prezzo. E andò a deporre l'altra parte ai piedi degli Apostoli. Pietro disse, Anania, come mai Satana ti ha riempito il cuore fino a cercare di ingannare lo Spirito Santo e trattenerti parte del prezzo del campo? Non era forse tuo prima di venderlo, e il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Come mai hai potuto pensare in cuor tuo a un'azione simile? «Non hai mentito a uomini, ma a Dio!» All'udire queste parole, Anania cadde a terra morto. E un grande spavento si impadronì di tutti quelli che stavano ascoltando. Subito alcuni giovani si mossero per avvolgerlo e per portarlo a seppellire. Or circa tre ore dopo si presentò anche sua moglie, senza sapere ciò che era avvenuto. Pietro le domandò, «Dimmi, «E' per tanto che avete venduto il campo? Ella rispose, sì, per questo prezzo. Pietro le disse, perché vi siete accordati per tentare lo spirito del Signore? Ecco alla porta i passi di coloro che hanno sepolto tuo marito, porteranno via anche te. Ella gli cadde improvvisamente ai piedi, morta. Quei giovani entrati la trovarono morta e la portarono a seppellire vicino a suo marito. Un grande spavento si diffuse per tutta la Chiesa e in tutti coloro che venivano a conoscere queste cose. Per mano degli Apostoli avvenivano molti miracoli e prodigi in mezzo al popolo. Tutti stavano insieme, uniti e concordi, nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava unirsi ad essi, ma il popolo ne faceva grandi lodi. Sempre più andava aumentando il numero dei credenti nel Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che i malati venivano portati nelle piazze e posti sui lettini e barelle, perché quando Pietro passava almeno la sua ombra ricoprisse qualcuno di loro. La folla confluiva anche dalle città attorno a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, i quali tutti venivano guariti. Allora si mossero il Sommo Sacerdote e tutti i suoi aderenti, cioè la setta dei Sadducei. Pieni di gelosia, misero le mani sugli apostoli e li chiusero nel carcere pubblico. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: Andate e mettetevi nel tempio a predicare al popolo tutta questa dottrina di vita. Udito ciò. Entrarono di buon mattino nel Tempio e si posero ad insegnare. Intanto sopraggiunsero il sommo sacerdote e i suoi aderenti, e convocarono il Sinedrio e tutto il Senato dei figli d'Israele. Quindi mandarono alla prigione a prelevarli, ma questi, giunti colà, non li trovarono nella prigione. Tornati indietro, riferirono ciò dicendo: Abbiamo trovato la prigione chiusa con ogni cautela, e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma quando le abbiamo aperte non abbiamo trovato dentro nessuno. Udite queste parole, il comandante del Tempio e i sommi sacerdoti si domandavano turbati come ciò sarebbe andato a finire. Ma qualcuno, sopraggiunto in quel momento, annunciò loro, ecco, gli uomini che avete messo in prigione stanno nel Tempio e istruiscono il popolo. Allora il comandante del Tempio uscì con le guardie e li ricondusse. Non però con la forza, poiché avevano paura di essere lapidati dal popolo. Condottili nel sinedrio, li posero in mezzo e il sommo sacerdote li interrogò: Non vi abbiamo forse formalmente ordinato di non insegnare più in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Ma Pietro e gli apostoli risposero. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso sospendendolo ad un legno. Dio lo ha innalzato con la sua destra come capo supremo e salvatore per concedere a Israele la conversione e la remissione dei peccati. Di queste cose siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli obbediscono. Ma quelli, udendo queste cose, si esasperarono e volevano ucciderli. Allora si alzò nel sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, e richiese che quegli uomini fossero condotti fuori un momento. Poi disse loro, Israeliti, riflettete bene su ciò che state per fare di questi uomini. Infatti tempo fa venne fuori Teuda. Che si spacciava per un personaggio straordinario, e gli andò dietro un gran numero di uomini, quasi quattrocento. Ma quando fu ucciso, tutti i suoi aderenti furono dispersi e si ridussero a nulla. Dopo di lui saltò fuori Giuda e il Galileo nei giorni del censimento e trascinò il popolo dietro di sé, ma anche egli finì male e tutti i suoi aderenti furono dispersi. Ordunque io vi dico, non impicciatevi di questi uomini e lasciateli fare, perché se questo è un progetto o un'impresa messa su dagli uomini sarà distrutta, ma se viene da Dio non potrete annientarli. Guardatevi dal farvi trovare in lotta con Dio. Si attennero al consiglio e fatti chiamare gli apostoli, li fecero percuotere e comandarono loro di non parlare più nel nome di Gesù. Quindi li rilasciarono. Essi se ne andarono via dal sinetrio, lieti perché erano stati fatti degni di subire oltraggi per il nome e ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunciare la buona novella del Cristo Gesù. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, gli ellenisti incominciarono a mormorare contro gli ebrei perché nella distribuzione quotidiana le loro vedove venivano trascurate. Allora i dodici, radunata l'assemblea dei discepoli, dissero: Non sta bene che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alle mense. Cercate piuttosto in mezzo a voi, o oh fratelli, sette uomini di buona fama, pieni di spirito e di sapienza, che noi preporremo a questo servizio. Così noi ci dedicheremo pienamente alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta l'assemblea e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli in Gerusalemme. Anche gran folla di sacerdoti aderiva alla fede. Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e miracoli in mezzo al popolo. Si levarono allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia ed Asia, e si misero a disputare con Stefano, ma non potevano tener testa alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora misero su degli individui che dissero: Abbiamo udito costui, mentre pronunciava parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. Ed eccitarono il popolo, gli anziani e gli scribi. Gli si fecero addosso, lo presero con violenza e lo condussero al Sinedrio. Poi produssero falsi testimoni che dicevano, quest'uomo non la smette di dire parole offensive contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dire che quel Gesù nazareno distruggerà questo luogo e cambierà le leggi che ci ha tramandato Mosè. E guardando fisso verso di lui, tutti quelli che erano seduti nel Sinedrio, Videro il suo viso come il viso d'un angelo. Allora il Sommo Sacerdote domandò: Le cose stanno davvero così? Egli rispose: Fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della Gloria apparve al nostro padre Abramo, mentre era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran. Egli disse, «Esci dalla tua terra, lascia la tua parentela e va nella regione che io ti mostrerò». Allora uscì dalla terra dei Caldei e pose dimora in Carran. Di là, dopo la morte di suo padre, Dio lo trasferì in questa regione nella quale ora voi abitate. E qui non gli diede in eredità neppure lo spazio da posarvi un piede, ma promise di darla in possesso a lui... La sua discendenza dopo di lui, benché non avesse figli. Parlò dunque Dio così: La sua discendenza dovrà soggiornare in terra straniera, e la ridurranno in servitù, e la maltratteranno per quattrocento anni. Ma il popolo di cui essi saranno schiavi, io lo giudicherò, disse il Signore. E dopo queste vicende usciranno e mi daranno culto in questo luogo. Poi gli diede il patto della circoncisione. E così egli generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno. E Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i dodici patriarchi. I patriarchi per invidia vendettero Giuseppe, che fu condotto in Egitto. Ma Dio era con lui, e lo trasse fuori da tutte le sue tribolazioni, e gli diede grazia e sapienza di fronte a Faraone, re di Egitto. Che lo costituì governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Sopraggiunse poi una carestia su tutto l'Egitto e su Canaan. La penuria era grande e i nostri padri non trovavano nutrimento. Allora Giacobbe, avendo saputo che in Egitto c'era grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli. E il faraone conobbe di che stirpe era Giuseppe. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutta la famiglia, in tutto settantacinque persone. E Giacobbe discese in Egitto, dove morì lui e i nostri padri. Essi furono trasferiti a Sichem e deposti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo d'argento dai figli di Emor in Sichem. Avvicinandosi il tempo della promessa che Dio aveva fatto solennemente ad Abramo, il popolo si accrebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto un altro re che non conosceva Giuseppe. Costui, usando astuzia e malizia verso la nostra stirpe, oppresse i padri e li costrinse a esporre i loro bambini perché non sopravvivessero. In quel tempo nacque Mosè. E fu gradito a Dio egli fu nutrito per tre mesi nella casa di suo padre. E quando fu esposto, la figlia del Faraone lo raccolse e lo nutrì come suo figlio. Mosè fu educato secondo tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole e in opere. Quando giunse all'età di quarant'anni, sentì il desiderio di visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. E vedendo un tale che veniva maltrattato, lo difese e fece vendetta dell'oppresso, uccidendo l'egiziano. Egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio, per suo mezzo, intendeva di dare ad essi salvezza. Ma essi non compresero. Il giorno seguente comparve in mezzo a loro mentre litigavano e cercava di riconciliarli e di rapacificarli, dicendo, Uomini, siete fratelli. Perché vi fate torto l'un l'altro? Ma colui che stava facendo torto al suo prossimo lo respinse, dicendo Chi ti ha posto a capo e giudice su di noi? Vuoi forse uccidermi come hai ucciso ieri l'egiziano? A queste parole Mosè fuggì e andò ad abitare in Madian, dove ebbe due figli. Quarant'anni dopo gli apparve nel deserto del Monte Sinai un angelo tra le fiamme d'un roveto ardente. A quella visione Mosè rimase stupito e mentre si avvicinava per vedere meglio, si udì la voce del Signore. «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Tutto tremante, Mosè non osava alzare lo sguardo, ma il Signore gli disse «Levati i calzari dai piedi, perché il luogo in cui stai...» e terra santa. Ho visto i maltrattamenti subiti dal mio popolo in Egitto, ho udito i loro gemiti e sono disceso per liberarli. Ed ora vieni che io voglio mandarti in Egitto. Proprio quel Mosè che essi avevano rinnegato dicendo chi ti ha costituito capo e giudice, proprio lui Dio mandò come capo e salvatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Egli li fece uscire, operando prodigi e miracoli nella terra d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto, per quarant'anni. Egli è quel Mosè che disse ai figli di Israele, un profeta vi susciterà il Signore di tra i vostri figli, come me. Egli è colui che nell'assemblea del deserto fu intermediario fra l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri egli ricevette le parole di vita per darle a noi ma a lui non vollero ubbidire i nostri padri anzi lo respinsero e rivolsero i loro cuori verso l'Egitto dicendo ad Aronne facci degli dei che camminino davanti a noi infatti a quel Mosè che ci ha condotto fuori della terra di Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto si fecero un vitello in quei giorni, offrirono un sacrificio a quest'idolo e si rallegravano per l'opera delle loro mani. Allora Dio li abbandonò e lasciò che si dedicassero ai culti astrali, come scritto nel libro dei profeti. Mi avete forse offerto vittime e sacrifici per quarant'anni nel deserto, casa d'Israele? Avete piuttosto portato a spalle la tenda di Moloch e la stella del dio Refan simulacri che vi siete fatti per adorarli. Perciò io vi deporterò al di là di Babilonia. I nostri padri nel deserto avevano la tenda della testimonianza, come aveva disposto colui che aveva detto a Mosè di farla secondo il modello che aveva visto. Questa tenda, così ricevuta, i nostri padri la introdussero con Giosuè nel territorio occupato dai pagani, che Dio cacciò davanti ai nostri padri. Così rimase fino ai giorni di Davide. Egli trovò grazia presso Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Ma fu Salomone che gli costruì una casa. Ma l'Altissimo non abita in edifici eretti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra Sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete mai edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non fu forse la mia mano a fare tutte queste cose? Estardi e incirconcisi di cuore ed orecchi, voi sempre resistete allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Qual è quel profeta che i vostri padri non hanno perseguitato? Hanno ucciso quelli che annunciavano la venuta del giusto, di cui ora voi siete stati traditori e assassini, voi che avete ricevuto la legge per ministero di angeli e non l'avete osservata. Ascoltando queste cose si rodevano il fegato dalla rabbia e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, pieno di Spirito Santo, guardando fisso verso il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava in piedi alla destra di Dio. E disse, Ecco, vedo i cieli aperti, e il figlio dell'uomo che sta in piedi alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono le orecchie e si scagliarono tutti insieme contro di lui, e trattolo fuori dalla città, lo lapidavano. I testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano che pregava e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Messosi in ginocchio gridò a gran voce, Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, s'addormentò. E Saulo approvava l'uccisione di Stefano. In quel giorno si scatenò una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti si dispersero nelle campagne della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. Alcune pie persone seppellirono Stefano e fecero per lui un grande lutto. Saulo intanto devastava la Chiesa, entrava nelle case, trascinava fuori uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Quelli che si erano dispersi se ne andarono in giro predicando la parola del Vangelo. Così Filippo, giunto in una città della Samaria, annunciò ad essi il Cristo. Le polle seguivano attentamente ciò che diceva Filippo ed erano unanimi nell'ascoltarlo, vedendo i miracoli che faceva. Infatti, molti di quelli che avevano spiriti immondi, gridavano a gran voce e gli spiriti se ne uscivano. Molti paralitici e zoppi furono curati. Grande fu quindi la gioia in quella città. Or già da tempo c'era nella città un uomo di nome Simone che praticava l'arte magica e faceva strabiliare il popolo di Samaria spacciandosi per un personaggio straordinario. Tutti, dai più piccoli ai più grandi, gli davano retta, dicendo questa è la potenza di Dio che è chiamata grande. Gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credettero a Filippo che annunciava loro la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche Simone credette e fu battezzato e si teneva sempre vicino a Filippo. Vedendo i grandi miracoli e i prodigi che avvenivano, ne rimaneva incantato. Gli apostoli che erano rimasti in Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, Mandarono ad essi Pietro e Giovanni. Giunti colà, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di essi, ma soltanto avevano ricevuto il battesimo nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani e ricevevano lo Spirito Santo. Simone, vedendo che per la imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito, Offrì loro del denaro, dicendo: Date anche a me questo potere, così che colui a cui io imporrò le mani possa ricevere lo Spirito Santo. Ma Pietro gli rispose: Alla malora tuo e il tuo denaro, poiché hai creduto che si potesse comperare col denaro il dono di Dio. Non vi è parte alcuna per te in tutto ciò, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Pentiti dunque di questa tua malvagità. E prega il Signore che ti voglia perdonare questa intenzione del tuo cuore. Infatti vedo che tu ti trovi immerso in fiele amaro e avvolto in legami di iniquità. Allora Simone rispose: Pregate voi per me il Signore, perché non mi capiti nulla di ciò che avete detto. Essi poi, dopo aver reso testimonianza e aver predicato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme. Evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Un angelo del Signore così parlò a Filippo: Alzati e cammina verso mezzogiorno, lungo la strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. E alzatosi, si pose in cammino. Ed ecco che un etiope, eunuco e alto ufficiale di corte della regina degli etiopi, Candace, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per fare adorazione, se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, avvicinati e accompagnati a quel carro. Filippo si mise a correre e sentendo che quello leggeva il profeta Isaia, disse, capisci quello che leggi? Quegli rispose, come potrei se nessuno mi fa da guida? E pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era il seguente: Come una pecora fu condotto al macello e come un agnello, muto di fronte a chi lo tosa, così non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. Chi narrerà la sua generazione? Perché la sua vita. È stata eliminata dalla terra. Rivoltosi a Filippo, Leununco disse: Ti prego, di chi dice il profeta queste cose? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo, prendendo la parola e cominciando da questo passo della scrittura, gli annunciò la buona novella di Gesù. Strada facendo, vennero dove c'era acqua, e Leununco disse, ecco dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? E comandò al carro di fermarsi. Entrambi scesero nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. E proseguiva per la sua strada, pieno di gioia. Quanto a Filippo si trovò che era in azoto e percorreva, evangelizzando tutte le città finché giunse in Cesarea. Saulo, intanto, che ancora aspirava minacce e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, per essere autorizzato se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, a condurli legati a Gerusalemme. Strada facendo, Mentre stava avvicinandosi a Damasco, d'improvviso una luce dal cielo gli sfolgorò dintorno. Caduto a terra udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli rispose, Chi sei, o oh Signore? E quegli, Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma alzati in piedi, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che viaggiavano con lui stavano senza parola, poiché udivano il suono della voce, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra e, aperti gli occhi, non poteva vedere nulla. Allora, prendendolo per mano, lo condussero a Damasco. Stette Ivi tre giorni senza vedere, non mangiò né bevve. Or c'era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore gli disse in visione: Anania. E gli rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Alzati e va nel vicolo chiamato diritto e cerca nella casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo. Eccolo, infatti, che sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani. Perché riacquisti la vista. Anania rispose: Signore, ho udito molti parlare di quest'uomo e di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di mettere in catene tutti quelli che invocano il tuo nome. Il Signore gli disse: Va, poiché egli è uno strumento che io mi sono scelto per portare il mio nome davanti ai pagani ai re e ai figli d'Israele. Io poi gli mostrerò quanto dovrà patire a causa del mio nome. Anania partì, entrò nella casa e imponendogli le mani disse, Saulo, fratello, è il Signore che mi ha mandato, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per cui tu venivi. Mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sia riempito di Spirito Santo. Subito gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riprese a vedere. Allora si alzò, fu battezzato, prese cibo e recuperò le forze. Si trattenne con i discepoli che erano a Damasco per alcuni giorni e subito si mise a predicare Gesù nelle sinagoghe, proclamando Questi è il figlio di Dio. Tutti coloro che le udivano restavano sbalorditi e dicevano Non è forse lui quello che si è accanito in Gerusalemme contro coloro che invocavano questo nome ed è venuto qui proprio per condurli incatenati ai sommi sacerdoti. Ma Saulo si animava sempre più e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, sostenendo che costui è il Cristo. Passati parecchi giorni, i giudei si accordarono per ucciderlo, ma la loro trama fu resa nota a Saulo. Essi sorvegliavano anche le porte della città giorno e notte per ucciderlo. Allora i suoi discepoli lo presero di notte e lo calarono lungo il muro, in una sporta. Giunto a Gerusalemme, cercava di associarsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come per strada aveva visto il Signore, il quale gli aveva parlato, e come a Damasco aveva predicato apertamente nel nome di Gesù. Da allora restò con loro in Gerusalemme in piena familiarità e prese coraggio per parlare apertamente nel nome del Signore. Parlava e disputava con gli ellenisti, ma quelli tramavano per ucciderlo. I fratelli, venuti a conoscenza della cosa, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa intanto in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria era in pace e si edificava e progrediva nel timore del Signore. Piena della consolazione dello Spirito Santo. Or avvenne che Pietro, percorrendo tutte queste regioni, discese anche presso i santi che abitavano in Lidda. Trovò qui un uomo di nome Enea, che da otto anni giaceva su un letto perché era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Sorgi e rifatti da solo il tuo letto. E subito si alzò. Lo videro tutti quelli che abitavano Lidda e la pianura di Saron e si convertirono al Signore. A Giaffa c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Essa faceva molte opere buone e molte elemosine. Proprio in quei giorni si ammalò e morì. Lavarono il cadavere e lo esposero al piano superiore. Essendo Lidda vicino a Giaffa, i discepoli, saputo che Pietro si trovava colà, mandarono da lui due uomini, pregandolo, non tardare a venire fino a noi. Pietro si alzò e partì con loro. Quando giunse lo condussero al piano superiore e si presentarono a lui tutte le vedove che piangevano e gli mostravano le tuniche e le vesti che Gazzella faceva quando era ancora con loro. Pietro allora fece uscire tutti. E postosi in ginocchio, pregò. Rivolto al cadavere, disse: Tabità alzati. Ella aprì gli occhi e veduto Pietro si pose a sedere. Egli, dandole la mano, la fece alzare. Poi chiamò i Santi e le vedove e la presentò loro viva. Questo fatto fu risaputo in tutta Giaffa, e molti credettero nel Signore. Egli rimase in Jaffa parecchi giorni, in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. A Cesarea c'era un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta italica, pio e timorato di Dio come tutti quelli della sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio continuamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo del Signore entrare nella sua stanza e dirgli Cornelio. Egli lo guardò e preso da timore disse, che c'è Signore? Quello gli rispose, le tue preghiere e le tue lemosine sono salite al cospetto di Dio e sono ricordate. Ora manda alcuni uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, soprannominato Pietro. Costui è ospite presso un certo Simone Conciatore che ha una casa presso il mare. Quando l'angelo che gli aveva parlato se ne fu andato, chiamati due dei suoi servi di casa e un soldato pio tra i più fedeli, raccontò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro si recò sul terrazzo verso l'ora sesta per pregare. A un certo momento sentì fame e desiderava prendere cibo. Mentre gliene preparavano, andò in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto strano che ne discendeva, come una grande tovaglia che per i quattro capi veniva calata verso terra. In essa si trovavano ogni sorta di quadrupedi, di rettili della terra e di volatili del cielo. E risuonò una voce che gli diceva. Orsù, Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro disse, Giammai, o Signore, poiché non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. La voce si fece sentire una seconda volta per dirgli, Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo. Questo avvenne per tre volte. Poi, d'un tratto, l'oggetto fu portato su. Verso il cielo. Sul significato della visione avuta, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, informatisi sulla casa di Simone, si presentarono al portone. Chiamarono e domandarono se fosse alloggiato là Simone, soprannominato Pietro. Mentre Pietro rifletteva sulla visione, lo Spirito gli disse: Ecco, tre uomini ti cercano. Alzati, discendi e va con loro senza esitare, poiché sono io che li ho mandati. Pietro discese incontro a quegli uomini e disse: Ecco, sono io colui che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Quelli risposero: Il centurione Cornelio, uomo retto e timorato di Dio, che gode di ottima fama presso tutto il popolo dei Giudei, ha ricevuto per mezzo di un angelo santo l'ordine di farti venire nella sua casa e di ascoltare ciò che tu gli dirai. Allora Pietro li fece entrare e diede loro ospitalità. Il giorno seguente si levò e partì con essi, e alcuni dei fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo entrò in Cesarea. Cornelio li stava aspettando e aveva convocato i suoi parenti e gli amici intimi. Quando Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro, cadde ai suoi piedi e si prostrò davanti a lui. Ma Pietro lo rialzò dicendo, Alzati, anch'io sono un uomo come te. E parlando familiarmente entrò in casa con lui e trovò molta gente radunata. Egli disse loro, Voi sapete che non è lecito per un giudeo legarsi a uno straniero o aver contatto con lui, ma a me Dio ha insegnato a non chiamare nessun uomo profano o immondo, perciò quando sono stato chiamato. Sono venuto senza replicare. Ora io vi domando, per quale ragione mi avete fatto chiamare? Cornelio rispose, tre giorni fa, verso quest'ora, me ne stavo facendo la preghiera dell'ora nona nella mia casa, quando ecco comparirmi davanti un uomo in fulgida veste che mi dice, Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine Manda dunque dei messi a Jaffa, e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, che è ospite in casa di Simone il Conciatore, presso il mare. Subito dunque ho mandato a chiamarti e tu hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui di fronte a Dio per ascoltare tutte le cose che il Signore ti ha ordinato di dirci. Allora Pietro prese la parola e disse, in verità mi rendo conto che Dio non fa differenza di persone, ma in ogni nazione colui che lo teme e pratica la giustizia è a lui accetto, a lui che ha mandato la parola ai figli di Israele, evangelizzando la pace per mezzo di Gesù Cristo, poiché Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quanto è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Dio ha consacrato in spirito santo e potenza Gesù di Nazareth che passò facendo del bene e sanando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui. Noi siamo testimoni di tutto ciò che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Questi è colui che hanno ucciso appendendolo a un legno ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno ha voluto che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni da Dio prescelti, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. Egli ci ha ordinato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. A Lui tutti i profeti rendono questa testimonianza, che tutti coloro che credono in Lui ricevano nel suo nome la remissione dei peccati. Pietro non aveva ancora finito di dire queste parole che lo Spirito Santo discese su tutti quelli che ascoltavano la parola. I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sui pagani si fosse avuta l'effusione del dono dello Spirito Santo. Infatti li udivano parlare in lingue e magnificare Dio. Allora Pietro disse, Chi può impedire di battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora lo pregarono di fermarsi ancora alcuni giorni. Gli apostoli e i fratelli che abitavano in Giudea udirono che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Perciò quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi gli fecero dei rimproveri. Gli dicevano: Sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Pietro allora cominciò a raccontare le cose ad essi, punto per punto, dicendo: Io me ne stavo pregando nella città di Giaffa, quando rapito in estasi vidi una visione. Qualcosa che scendeva dal cielo come una grande tovaglia, calata per i quattro capi, che giunse fino a me. La guardai, la esaminai, e dentro vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e volatili del cielo. Udì anche una voce che mi diceva, orsù, Pietro, uccidi e mangia. Ma io dissi, giammai, o Signore, poiché mai nulla di profano o di immondo è entrato nella mia bocca. Ma la voce mi disse una seconda volta dal cielo, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo impuro. Ciò si ripeté per tre volte, poi tutto fu ritirato di nuovo in cielo. Ed ecco che subito tre uomini si presentarono alla casa in cui ci trovavamo, venuti con un messaggio per me da Cesarea. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitazione. Vennero con me anche questi sei fratelli, ed entrammo nella casa di quell'uomo. Egli ci narrò come aveva visto un angelo comparire nella sua casa e dirgli: Manda dei messi a Giaffa. E fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli ti dirà le parole in cui troverai salvezza tu e tutta la tua casa. Mentre io cominciavo a parlare, lo Spirito Santo scese su di loro, come era sceso su di noi all'inizio. Mi ricordai allora della parola del Signore, quando disse, Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato ad essi lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Udito questo racconto, si acquietarono e glorificarono Dio, dicendo: Dunque, anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano per avere la vita. Frattanto. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione sopraggiunta al tempo di Stefano arrivarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, ma non predicando la parola se non a giudei. Verano alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene, i quali, giunti ad Antiochia, predicarono anche ai greci, annunziando loro la buona novella del Signore Gesù. La mano del Signore era con essi. E un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia riguardante costoro arrivò agli orecchi dei membri della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando giunse e vide l'effetto della grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere con animo fermo, fedeli al Signore. Egli era infatti un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Così una folla numerosa aderì al Signore. Egli poi partì per Tarso a cercare Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia. Per un anno intero essi lavorarono insieme in quella chiesa, istruendo una gran folla. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono nominati cristiani. In quei giorni alcuni profeti discesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di essi, di nome Agabo, si alzò per annunciare, per impulso dello Spirito, che vi sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra, quella che poi avvenne sotto Claudio. Allora i discepoli, ciascuno secondo le sue possibilità, decisero di inviare aiuti per i fratelli che abitavano in Giudea. Così fecero, mandando i soccorsi agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Verso quel tempo il re Erode prese a maltrattare alcuni membri della Chiesa. Fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, mandò ad arrestare anche Pietro. Si era nei giorni degli azimi. Catturato lo pose in carcere, dandolo a sorvegliare a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, con l'intenzione di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro era tenuto prigioniero, la chiesa rivolgeva senza sosta preghiere a Dio per lui. La notte precedente il giorno fissato da Erode per farlo comparire davanti al popolo, Pietro dormiva in mezzo a due soldati, legato con due catene, mentre le sentinelle davanti alla porta facevano la guardia alla prigione. Ed ecco un angelo del Signore gli si avvicinò, e una luce risplendette nella cella. L'angelo scosse Pietro ad un fianco e lo svegliò dicendogli Alzati presto. Le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse mettiti la cintura e legati i sandali. Così fece. Poi gli dice, Avvolgiti nel mantello e seguimi. E uscito lo seguiva, ma non si rendeva conto che era vero ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo. Gli sembrava piuttosto di vedere una visione. Oltrepassato il primo posto di guardia e il secondo, vennero alla porta di ferro che metteva in città. Essa si aprì da sola davanti a loro. Uscirono, si avviarono per una strada. Improvvisamente l'angelo si dileguò da lui. Allora Pietro, rientrato in sé, disse «Ora capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode» e ha reso vana l'attesa del popolo dei giudei. Dopo aver riflettuto, si diresse verso la casa di Maria, madre di Giovanni soprannominato Marco, dove vi erano molti radunati e in preghiera. Picchiò ai battenti del portone e una serva di nome Rode s'accostò per sentire. Riconobbe la voce di Pietro, ma per la gioia non aprì il portone e corse dentro per annunciare che Pietro stava davanti al portone. Quelli le dissero, sei impazzita, ma lei continuava a sostenere che era così. E quelli dicevano, è il suo angelo. Intanto Pietro continuava a bussare. Aperto videro che era lui e rimasero sbalorditi. Fatto loro segno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse, comunicate questa notizia a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì. E andò in un altro luogo. Fattosi giorno vi fu un gran subuglio tra i soldati, che ne era di Pietro. Erode lo fece cercare e non avendolo trovato, interrogò le guardie e ordinò che fossero portate al supplizio. Poi, dalla Giudea, discese a Cesarea, dove si trattenne. Erode aveva un grave dissidio con quelli di Tiro e di Sidone, ma essi d'accordo si presentarono a lui. E avendo guadagnato alla loro causa Blasto, ciambellano del re, sollecitavano la pace, poiché il loro paese era rifornito di viveri dal paese del re. Nel giorno stabilito, Erode, rivestito degli abiti regali e seduto in trono, tenne loro un'allocuzione. Il popolo gridava, voce di Dio e non di un uomo, ma all'istante un angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato gloria a Dio, e divorato dai vermi, spirò. Intanto la parola di Dio cresceva e si moltiplicava. Barnaba e Saulo ritornarono da Gerusalemme avendo compiuto la loro missione e portarono con sé Giovanni, soprannominato Marco. C'erano nella chiesa stabilita ad Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone, detto il Nero, Lucio di Cirene, Manaen, educato insieme ad Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi prestavano servizio cultuale al Signore e facevano digiuni, lo Spirito Santo disse: Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera a cui li ho destinati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, Imposero loro le mani e li lasciarono partire. Essi, mandati in missione dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. Giunti a Salamina, vi annunciavano la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Avevano anche Giovanni come aiutante. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un mago. Uno pseudo profeta giudeo di nome Bar Jesus, che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente, costui fece chiamare Barnaba e Saulo, perché desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, si opponeva loro cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, fissandolo in volto, disse: Uomo ricolmo di ogni inganno e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la finirai di distorcere le vie rette del Signore. Ed ora, ecco, la mano del Signore è su di te, resterai cieco e per un certo tempo non potrai vedere la luce del sole. In quell'istante buio e oscurità lo avvolsero ed egli andava intorno cercando chi lo conducesse per mano. Allora il proconsole vedendo ciò che era accaduto abbracciò la fede, colpito dalla dottrina del Signore. Paolo e i suoi compagni si imbarcarono da Pavo e giunsero a Perge di Panfilia. Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi, partendo da Perge, con una traversata giunsero ad Antiochia di Pisidia. Il giorno di sabato entrarono nella sinagoga e si posero a sedere. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione per il popolo, ditela. Allora Paolo, alzatosi e fatto segno con la mano, disse Uomini di Israele, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo d'Israele di scelse i Padri nostri ed esaltò il popolo durante la sua dimora in Egitto e con opere prodigiose li condusse fuori da quella terra. Per circa quarant'anni li assiste nel deserto, poi distrusse sette popoli nella terra di Canaan e diede ad essi in eredità la loro terra. Tutto ciò nello spazio di circa 450 anni. Dopo diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Poi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, della tribù di Beniamino. Per 40 anni. Dopo averlo deposto suscitò loro un altro re, Davide, a cui rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza Dio, secondo la promessa, trasse un salvatore per Israele, Gesù. Giovanni preparò la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per compiere la sua missione, diceva, io non sono ciò che voi pensate che io sia, ma ecco, viene dopo di me uno a cui io non sono degno di slegare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e voi che temete Dio, è a noi che è stato mandato questo messaggio di salvezza. Infatti... Gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, rifiutando di riconoscere lui e non comprendendo gli oracoli dei profeti che si leggono ogni sabato, li hanno adempiuti pronunziando la sua condanna. E pur non avendo trovato nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Quando ebbero compiuto tutto ciò che era stato scritto intorno a lui, lo deposero dal patibolo e lo misero in un sepolcro. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Ed è apparso durante molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi proclamiamo la buona novella. La promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, facendo risorgere Gesù, come scritto nel Salmo II. Tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato che poi lo abbia fatto risuscitare dai morti, così che non ritorni alla corruzione, lo ha detto affermando, darò a voi le cose sante di Davide, quelle permanenti. Perciò dice ancora in un altro luogo, non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Davide infatti, dopo aver adempito nella sua generazione la volontà di Dio, s'addormentò, fu sepolto con i suoi padri e vide la corruzione ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto la corruzione. Vi sia dunque noto, o oh fratelli, che per mezzo suo a voi è annunciato il perdono dei peccati. E l'intera giustificazione che non avete potuto ottenere mediante la legge di Mosè, per mezzo suo la ottiene chiunque crede. Guardate perciò che non sa veri per voi la parola dei profeti. Guardate, o oh spergiuri, stupitevi e allibite, perché io farò un'opera nei vostri giorni, un'opera che non la credereste se ve la raccontassero. All'uscita li pregavano di parlare loro di queste cose anche nel sabato seguente. Scioltasi la molti giudei e proseliti adoratori di Dio accompagnarono Paolo e Barnaba, i quali, continuando a parlare loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, Quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. I giudei, vedendo quella folla, furono presi da gelosia e contraddicevano alle cose dette da Paolo bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, pieni di ardire, dissero, Era necessario annunciare a voi prima di tutti la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. Ti ho posto a luce delle genti perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. I pagani che ascoltavano ciò si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e quanti erano preordinati alla vita eterna abbracciarono la fede. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei istigarono le donne devote della nobiltà e gli uomini di primo piano della città. Suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dai loro confini. Essi allora, scuotendo la polvere dai loro piedi contro di essi, se ne vennero a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di letizia e di Spirito Santo. Anche ad Iconio entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono con tanta efficacia che un gran numero di Giudei e di Greci abbracciarono la fede. Ma i giudei increduli eccitarono i pagani ed esasperarono i loro animi contro i fratelli. Ciò nonostante si trattennero colà per molto tempo, parlando con coraggio nel Signore che dava testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che si compissero segni e prodigi per la loro mano. La popolazione della città si divise. Alcuni stavano con i giudei, altri con gli apostoli. Ma quando pagani e giudei si mossero con i loro capi per maltrattarli e lapidarli, Saputolo, si rifugiarono nelle città della Licaonia, all'Istra, ad Erbe e nei dintorni. E colà predicavano il Vangelo. Vi era un uomo in Listra, incapace di reggersi in piedi, essendo zoppo fin dalla nascita. Stava sempre seduto e non aveva mai fatto un passo. Costui sentì Paolo mentre parlava. Paolo, guardandolo fisso e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse a gran voce, Alzati diritto sui tuoi piedi. Egli balzò su e cominciò a camminare. Le turbe, vedendo ciò che Paolo aveva fatto, si misero a gridare in licaonico, Gli dei in forma umana sono discesi tra noi. E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, poiché era il più eloquente. Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio si trovava alle porte della città, condusse dei tori inghirlandati presso le porte e voleva offrire un sacrificio insieme con la folla. Quando gli apostoli Barnaba e Paolo vennero a sapere di ciò, stracciando le loro vesti si precipitarono in mezzo alla folla, gridando: Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, come voi, con le vostre debolezze. E vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che in essi si trova. Egli, nelle generazioni passate, ha tollerato che tutte le genti andassero per le loro strade, ma non ha lasciato se stesso privo di testimonianza, operando benefici, dandovi dal cielo le piogge e le stagioni fruttifere, saziandovi di cibo e riempiendo di letizia i vostri cuori. Dicendo ciò, a malapena riuscirono a trattenere le folle dall'offrir loro un sacrificio. Ma giunsero dei giudei da Antiochia e da Iconio, i quali si guadagnarono alle folle, e lapidarono Paolo, e lo trascinarono fuori della città, pensandolo morto. Ma quando i discepoli gli fecero cerchio intorno, egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba per Derbe. Dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, tornarono all'Istra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo che è attraverso molte tribolazioni che dobbiamo entrare nel regno di Dio. Per loro costituirono nelle singole chiese degli anziani e dopo aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata la Pisidia, giunsero nella Panfilia e dopo aver predicato la parola a Perge discesero ad Attalia e di lì fecero vela per Antiochia da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto giunti Colà e radunata la chiesa annunciarono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede Ivi rimasero non poco tempo con i discepoli Or alcuni, discesi dalla Giudea, insegnavano ai fratelli, se non vi fate circoncidere secondo la legge di Mosè, non potete essere salvi. Paolo e Barnaba insorsero contro e ne nacque una controversia assai animata con costoro. Perciò stabilirono che Paolo e Barnaba, con alcuni altri di loro, salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per dirimere questa controversia. Essi dunque, mandati dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e narrarono quanto Dio aveva fatto per mezzo loro. Allora si alzarono alcuni della setta dei farisei che avevano aderito alla fede, dicendo, Bisogna circonciderli e imporre loro di osservare la legge di Mosè. Si radunarono allora gli apostoli e gli anziani per esaminare la questione. Dopo una vivace discussione, Pietro si alzò e disse loro, fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio mi ha scelto tra voi perché per bocca mia i pagani ascoltassero la parola del Vangelo e venissero alla fede. Dio che scruta i cuori ha reso loro testimonianza dando loro lo Spirito Santo proprio come a noi. Non ha fatto alcuna distinzione tra noi e loro, purificando con la fede i loro cuori. Or dunque perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? È per la grazia del Signore Gesù che noi crediamo di aver la salvezza, allo stesso modo di loro. Tacque tutta la moltitudine. E ascoltavano Barnaba e Paolo che raccontavano quali miracoli e prodigi aveva fatto il Signore tra i pagani per mezzo loro. Quando essi tacquero, Giacomo prese la parola e disse, Fratelli, ascoltatemi. Simone ha narrato come dall'inizio Dio ha avuto cura di scegliersi di tra le genti un popolo consacrato al suo nome. Con ciò concordano le parole dei profeti come sta scritto. Dopo di ciò ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che era caduta. Ricostruirò i suoi sfasciumi e la rimetterò in piedi, affinché gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il nome mio. Così dice il Signore che fa queste cose, note fin dall'antichità. Perciò io ritengo che non bisogna inquietare coloro che dal paganesimo si sono convertiti a Dio. Si prescriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli e dalla fornicazione, dalla carne di animali soffocati e dal sangue. Perché Mosè, fin dalle antiche generazioni, ha in ogni città coloro che lo predicano nelle sinagoghe, dove viene letto ogni sabato. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa di scegliere alcuni di loro e di mandarli ad Antiochia con Paolo e Barnaba, cioè Giuda chiamato Bassabba e Sila, uomini di primo piano tra i fratelli. Inviarono per mezzo loro questa lettera: Gli apostoli e gli anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dal paganesimo, salute. Poiché abbiamo sentito che alcuni di noi sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi, senza che noi avessimo dato loro alcun incarico. Abbiamo ritenuto concordemente di scegliere alcuni uomini e di mandarli a voi con i nostri carissimi Barnaba e Paolo, che hanno esposto la vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo mandato pertanto Giuda e Sila, ed essi, a voce vi riferiranno le stesse cose. Infatti lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso di non imporvi altro peso eccetto queste cose necessarie, cioè di astenervi dalle vivande sacrificate agli idoli, dal sangue, dalla carne di animali soffocati e dalla fornicazione. Farete bene a guardarvi da queste cose. State bene. Questi, preso congedo, scesero ad Antiochia e, radunata la comunità, trasmisero la lettera. Dopo averla letta, si rallegrarono del contenuto confortante. Giuda e Sila, essendo anche essi profeti, con parecchi discorsi incoraggiarono i fratelli e li confermarono. Dopo essersi trattenuti un certo tempo con i fratelli, furono lasciati ritornare col saluto di pace da coloro che li avevano inviati. Paolo e Barnaba si trattennero ad Antiochia, insegnando ed annunziando, con molti altri, la parola del Signore. Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: Torniamo a visitare i fratelli in ogni città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni, chiamato Marco, ma Paolo giudicava che non fosse opportuno portarselo dietro perché li aveva abbandonati in panfiglia e non aveva partecipato all'opera di evangelizzazione. Vi fu un grosso litigio, così che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e salpò alla volta di Cipro. Paolo invece scelse per compagno Sila e partì, raccomandato alla grazia del Signore dai fratelli, e attraversava la Siria e la Cilicia, confermando le chiese. Arrivò anche a Derbe e all'Istra. C'era là un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente, ma di padre greco. Che era assai stimato dai fratelli in Listra e Iconio. Paolo voleva condurlo con sé nei suoi viaggi e, presolo con sé, lo circoncise a causa dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti, infatti, sapevano che suo padre era greco. Mentre viaggiavano di città in città, trasmettevano loro i decreti sanciti dagli apostoli e dagli anziani in Gerusalemme perché li osservassero. Le chiese si fortificavano nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Passarono poi per la Frigia e la regione della Galazia, impediti dallo Spirito Santo di annunciare la parola nell'Asia. Giunti ai confini della Misia, tentavano di recarsi in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Allora, oltrepassata la Misia, discesero a Troade. Durante la notte, Paolo ebbe una visione. Un macedone in piedi lo supplicava dicendo: Passa in Macedonia e aiutaci. Subito dopo la visione, cercammo di partire per la Macedonia, certi che Dio ci aveva chiamati per annunciare loro il Vangelo. Salpati da Troade ci dirigemmo verso Samotracia e il giorno seguente a Neapoli. Di là ci recammo a Filippi. Che è la prima città del distretto di Macedonia, ed è Colonia. In questa città facemmo una sosta di parecchi giorni. Il sabato uscimmo fuori dalla porta, presso un fiume dove pensavamo che si facesse la preghiera. Ci mettemmo a sedere e parlammo alle donne che vi erano radunate. Una donna, di nome Lidia, venditrice di porpora della città di Tiatira, che onorava Dio, stava in ascolto. Il Signore le aprì il cuore perché potesse comprendere le cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con tutta la famiglia, ci invitò con queste parole. Se mi giudicate fedele al Signore, venite a stare nella mia casa. E ci costrinse ad accettare. Or mentre ci recavamo alla preghiera, ci venne incontro una schiava che aveva uno spirito divinatorio, la quale procurava un forte guadagno ai suoi padroni pronunciando oracoli. Costei si mise a seguire Paolo e noi e ci gridava dietro: Questi uomini sono i servi del Dio Altissimo che vi annunciano la via della salvezza. La cosa si ripeté per molti giorni. Paolo, infine, seccato, rivoltosi allo Spirito, disse: Ti comando in nome di Gesù Cristo di uscire da lei. In quello stesso momento, lo Spirito se ne uscì. I padroni. Vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono nella piazza del mercato davanti alle autorità. Li presentarono ai magistrati e dissero: Questi uomini mettono a soqquadro la nostra città. Sono giudei e predicano usanze che non possiamo accogliere né praticare, poiché siamo romani. Allora la folla insorse contro di loro e i magistrati, fatti strappare loro di dosso i vestiti, comandarono che fossero bastonati. Dopo averli caricati di percosse, li gettarono nella prigione, ordinando al custode di custodirli con grande cautela. Egli, a seguito di tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e assicurò i piedi loro ai ceppi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila stavano pregando e cantando inni a Dio, e gli altri prigionieri li ascoltavano. Ed ecco che improvvisamente vi fu un terremoto così violento da scuotere le fondamenta del carcere. Si apersero di colpo tutte le porte e si sciolsero le catene di tutti i carcerati. Il custode della prigione, svegliatosi e viste aperte le porte della prigione, tratta fuori la spada, stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò a gran voce, non farti del male, poiché siamo tutti qui. Allora chiese un lume, balzò dentro e tutto tremante cadde ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse, Signore, che cosa debbo fare per salvarmi? Essi risposero, Credi nel Signore Gesù e sarai salvo tu e la tua famiglia. E annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli, a quell'ora della notte, li prese con sé, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato, lui e tutti i suoi. Poi li condusse a casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrò con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Fattosi giorno, i magistrati mandarono i littori a dire, lascia andare liberi quegli uomini. Il custode della prigione riferì queste parole a Paolo. I magistrati hanno mandato a dire di rilasciarvi. Ora dunque uscite e andate in pace. Ma Paolo disse alle guardie, ci hanno bastonati pubblicamente e senza processo, noi che siamo cittadini romani, e ci hanno gettato in prigione, ed ora di nascosto ci cacciano via. Così no, vengano essi stessi a metterci in libertà. I lettori riferirono queste parole ai magistrati ed essi si spaventarono udendo che si trattava di cittadini romani e vennero a fare le loro scuse. Poi li accompagnarono fuori e li pregarono di allontanarsi dalla città. Usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e i veduti discepoli li consolarono. Poi partirono. Percorrendo la strada che passa per Anfipoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove i giudei avevano una sinagoga. Secondo il suo solito, Paolo si recò presso di loro e per tre sabati discusse con loro a partire dalle Scritture, mostrando e sostenendo che il Cristo doveva patire e risorgere da morte e che quel Gesù che io vi annuncio, questo è il Cristo. Alcuni di loro si lasciarono convincere. E aderirono a Paolo e a Sile, come pure un buon numero di greci timorati di Dio e non poche donne tra le più in vista. Ma i giudei, mossi da invidia, fecero leva su alcuni facinorosi di piazza e provocarono un tumulto nella città. Si presentarono alla casa di Giasone e lì cercavano per tradurli davanti all'assemblea popolare. Non trovandoli, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai politarchi, gridando quelli che hanno messo a suo tutta la terra, eccoli ora anche qua e Giasone li accoglie a casa sua. Tutti costoro agiscono contro le leggi di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. Con tali clamori eccitarono la folla e i politarchi. Essi si fecero dare la cauzione da Giasone e dagli altri e li rilasciarono. In gran fretta, la notte stessa, i fratelli fecero partire Paolo e Sila per Berea. Costoro Appena vi giunsero si recarono nella sinagoga dei giudei. Questi erano più aperti di quelli di Tessalonica e accolsero la parola con ottime disposizioni. Ogni giorno interrogavano le scritture per vedere se le cose stessero veramente così. Molti di loro credettero, e non pochi anche tra i greci, donne di elevata condizione e un certo numero di uomini. Quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche in Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, vennero anche là per eccitare e sommuovere le folle. Subito allora i fratelli fecero partire Paolo in direzione del mare. Sila e Timoteo invece rimasero. Quelli che conducevano Paolo lo scortarono fino ad Atene. Poi se ne ritornarono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Mentre Paolo li aspettava in Atene, il suo animo si infiammava di sdegno, vedendo come la città era piena di idoli. Intanto discuteva nella sinagoga con i giudei e con i timorati di Dio e anche nel mercato, a ogni ora del giorno, con quelli che vi capitavano. Anche alcuni dei filosofi epicurei e stoici si misero a parlare con lui e alcuni dicevano: Che cosa intende dire questo seminatore di chiacchiere? Altri poi, sentendo che predicava Gesù e la risurrezione, dicevano, sembra essere un predicatore di divinità straniere. Così lo presero e lo portarono all'areopago, dicendo, possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu insegni? Infatti le cose che tu dici ci suonano strane. Vogliamo dunque sapere di che si tratta. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri residenti ad Atene, non trovavano miglior passatempo che quello di riferire o di ascoltare le ultime novità. Allora Paolo, ritto in mezzo all'areopago, disse, Ateniesi, sotto ogni punto di vista io vi trovo sommamente religiosi. Infatti, passando e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare su cui stava scritto Al Dio ignoto. Orbene, quello che voi venerate senza conoscerlo, io vengo ad annunciarlo a voi, il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che in esso si trova. Egli è il Signore del cielo e della terra, e non abita in templi fabbricati dagli uomini, né riceve servizi dalle mani di uomo, come se avesse bisogno di qualcuno, essendo lui che dà a tutti vita, respiro e ogni cosa. Egli da un solo ceppo ha fatto discendere tutte le stirpi degli uomini e le ha fatte abitare su tutta la faccia della terra, fissando a ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro dimora, perché cercassero Dio e come a tastoni si sforzassero di trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui, infatti, viviamo, ci muoviamo e siamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Di lui infatti noi siamo stirpe. Essendo dunque noi della stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a oro o ad argento o a pietra che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione dell'uomo. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio fa sapere agli uomini che tutti e dappertutto si convertano poiché egli ha stabilito un giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, accreditandolo di fronte a tutti col risuscitarlo da morte. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo canzonarono, altri dicevano, su questo argomento ti sentiremo ancora un'altra volta. Così Paolo se ne uscì di mezzo a loro, ma alcuni uomini aderirono a lui e abbracciarono la fede. Tra essi c'era anche Dionigi l'areopagita, una donna di nome Damaris ed altri con loro. Dopo di ciò Paolo partì da Atene e venne a Corinto, dove trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del ponto, appena giunto dall'Italia con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei se ne andassero da Roma. Paolo si recò da essi e poiché era dello stesso mestiere, rimase ad alloggiare presso di loro e lavorava. Infatti erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi parlava nella sinagoga e cercava di persuadere i giudei e i greci. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si diede tutto alla predicazione, attestando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma resistendo essi, e lanciando bestemmie, egli scosse la polvere dalle vesti, dicendo loro, Il vostro sangue cadrà sul vostro capo, io non ne ho colpa, da questo momento andrò dai pagani. E di là si trasferì presso un certo tizio giusto che onorava Dio, la cui casa era contigua alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua casa. E molti dei Corinzi che avevano ascoltato Paolo credevano e si facevano battezzare. Il Signore una notte disse in visione a Paolo, Non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te, e nessuno metterà le mani su di te per farti del male, poiché c'è per me un popolo numeroso in questa città. Così Paolo rimase per un anno e sei mesi. Insegnando in mezzo ad essi la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei si mossero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale, dicendo: Costui induce la gente a onorare Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per aprire la bocca, ma Gallione disse ai giudei: Se si trattasse di un delitto o di un'azione malvagia, o giudei, vi ascolterei pazientemente, come è giusto. Ma se si tratta di questioni di dottrina e di nomi e della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste cose. E li mandò via dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non se ne preoccupava affatto. Paolo, dopo essersi fermato ancora molti giorni, prese congedo dai fratelli e salpò per la Siria, avendo con sé Priscilla e Aquila. A Cencre si era fatto tagliare i capelli, poiché aveva fatto un voto. Giunsero ad Efeso e Quivi li lasciò. Paolo, entrato nella sinagoga, incominciò a discutere con i giudei. Essi gli chiesero di prolungare il suo soggiorno, ma egli non acconsentì. Tuttavia, prendendo congedo, disse: Ritornerò di nuovo tra voi, se Dio lo vorrà, e partì da Efeso. Sbarcato a Cesarea, salì a salutare la chiesa, quindi discese ad Antiochia, vi rimase un certo tempo, poi partì, percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia, e confermando nella fede tutti i discepoli. Frattanto. Capitò ad Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, che era un uomo eloquente e ben ferrato nelle scritture. Egli era stato istruito nella via del Signore e pieno di fervore predicava e insegnava con esattezza le cose riguardanti Gesù, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a predicare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila, dopo averlo ascoltato, lo presero con loro e gli esposero con maggiore esattezza la via di Dio. E poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Il suo arrivo e la sua presenza furono di grande giovamento a coloro che avevano creduto per opera della grazia. Infatti egli confutava vigorosamente i giudei in pubblico, dimostrando attraverso le scritture che Gesù era il Cristo. Mentre Apollo si trovava a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni dell'altipiano, arrivò ad Epeso, dove trovò alcuni discepoli ai quali domandò: Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete abbracciato la fede? Essi gli risposero: Non abbiamo neppure sentito dire che vi sia uno Spirito Santo. Egli allora domandò: Con che battesimo dunque siete stati battezzati? Quelli risposero: Col battesimo di Giovanni Paolo disse allora Giovanni battezzò con un battesimo di penitenza, dicendo al popolo che occorreva credere a colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udite queste parole furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Poi Paolo impose loro le mani. Lo Spirito Santo venne su di essi e cominciarono a parlare le lingue. E a profetare. Erano in tutto circa dodici persone. Paolo entrò nella sinagoga e vi parlava con franchezza per tre mesi, tenendovi discussioni e cercando di persuadere su quello che riguarda il regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano nell'incredulità e sparlavano contro la via di fronte all'assemblea, si staccò da loro, separò i discepoli e continuò a tenere le sue discussioni ogni giorno nella scuola di Tiranno. Così durarono le cose per due anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, sia giudei che greci, ascoltarono la parola del Signore. E Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo, fino al punto che si applicavano su malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni fuggivano. Anche alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare su coloro che avevano spiriti maligni il nome del Signore Gesù, dicendo: Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo va predicando. Tra quelli che facevano così vi erano i sette figli di un certo Sceva, sommo sacerdote giudeo. Ma in risposta lo spirito malvagio disse loro: Gesù lo conosco e Paolo so bene chi è, ma voi chi siete? E scagliatosi contro di essi, quell'uomo in cui vi era lo spirito malvagio li sopraffece e li malmenò talmente che nudi e feriti se ne dovettero fuggire da quella casa. Ciò fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano Efeso. Essi furono presi da timore, e il nome del Signore Gesù veniva magnificato. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano riconoscendo e manifestando pubblicamente le loro pratiche malvagie. Non pochi di coloro che avevano esercitato le arti magiche ammucchiavano i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti. L'ammontare del loro prezzo fu calcolato 50.000 pezzi d'argento. Così la parola del Signore cresceva e si affermava potentemente. Dopo questi fatti Paolo si pose in animo di andare a Gerusalemme passando per la Macedonia e per la Caia e diceva, dopo essere stato là devo vedere anche Roma. Così inviò in Macedonia due dei suoi collaboratori, Timoteo ed Erasto. Egli rimase ancora un po' di tempo in Asia. Fu verso quel tempo che successe un tumulto assai grave. A proposito della via. C'era infatti un argentiere di nome Demetrio che faceva dei tempietti di Diana in argento e procurava agli artigiani non piccoli guadagni. Egli radunò costoro, insieme con quanti lavoravano intorno a oggetti del genere, e disse: "Amici, voi sapete che il nostro benessere dipende da questa industria. Ora voi vedete e sentite che non soltanto in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, questo Paolo con i suoi ragionamenti ha traviato moltissima gente, dicendo che non sono dei quelli che escono dalla mano dell'uomo. E non soltanto la nostra attività minaccia di cadere in discredito, ma anche il tempio della grande dea Artemide rischia di perdere ogni prestigio. E colei che è onorata da tutta l'Asia e il mondo intero finirà per essere spogliata di tutta la sua grandezza. Udite queste parole, si riempirono di sdegno e gridavano. Grande è l'Artemide degli Efesini. La città fu tutta in subuglio. Si precipitarono in massa verso il teatro, trascinando con sé Gaio e Aristarco, Macedoni, compagni di viaggio di Paolo. Paolo voleva introdursi anch'egli in mezzo all'assemblea popolare, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni degli asiarchi, che erano suoi amici, mandarono a pregarlo di non esporsi nel teatro. Intanto, chi gridava una cosa, chi un'altra. E l'assemblea era tanto confusa che i più non sapevano per che cosa si erano radunati. Alcuni della folla indussero a intervenire Alessandro, che i giudei avevano spinto avanti. Egli, fatto cenno con la mano, voleva pronunciare una difesa davanti al popolo. Ma avendo riconosciuto che era un giudeo, tutti si misero a gridare a una sola voce per quasi due ore. Grande è l'Artemide degli Efesini. Riuscito a calmare la folla... Il cancelliere disse, cittadini di Efeso, chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode della grande Artemide e del suo simulacro caduto dal cielo? Poiché dunque queste cose sono inconfutabili, bisogna che voi stiate calmi e non facciate nulla di sconsiderato. Ora voi avete condotto qui questi uomini che non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno accuse a carico di qualcuno, per questo si fanno le udienze nel foro e ci stanno i proconsoli. Presenti dunque ciascuno le sue accuse. Se poi avete qualche altra richiesta vi si darà soddisfazione in un'assemblea regolare. Infatti noi corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per ciò che oggi è avvenuto, non essendovi alcun motivo con cui possiamo dar ragione di questo comizio. E con queste parole sciolse l'assemblea. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli, rivolse loro un'esortazione, poi li salutò e partì per andare in Macedonia. Percorse quella regione facendo molti discorsi di esortazione e giunse in Grecia. Passati tre mesi ci fu un complotto da parte dei giudei, mentre stava per imbarcarsi per la Siria che lo decise a ritornare passando per la Macedonia. Lo accompagnarono fino in Asia, Sopatro, figlio di Pirro, di Berea, Aristarco e II di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, Tichico e Trofimo, oriundi dell'Asia. Costoro ci precedettero e ci aspettarono a Troade. Noi invece facemmo vela da Filippi dopo i giorni degli Azimi e arrivammo presso di loro a Troade in cinque giorni e là rimanemmo sette giorni. Il primo giorno della settimana eravamo radunati per spezzare il pane. Paolo, che doveva partire il giorno dopo, discorreva con essi e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Vi erano molte lampade al piano superiore dove eravamo radunati. Ora un ragazzo di nome Eutico, che se ne stava seduto sulla finestra, mentre Paolo continuava a parlare senza sosta, venne preso da una profonda sonnolenza e alla fine, vinto dal sonno, cadde dal terzo piano in terra e fu raccolto morto. Allora Paolo scese, si buttò su di lui e abbracciandolo disse Non turbatevi perché la sua anima è in lui. Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò e dopo aver parlato ancora a lungo fino all'alba partì. Intanto ricondussero il ragazzo vivo e ne provarono una indicibile consolazione. Noi intanto, che già c'eravamo imbarcati, facemmo vela alla volta di Asso, dove avremmo dovuto riprendere Paolo. Così, infatti, ci aveva ordinato, volendo egli fare il viaggio a piedi. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo a bordo con noi e arrivammo a Mitilene. Di là salpammo e l'indomani giungemmo di fronte a Chio. Il giorno dopo costeggiammo Samo e il seguente fummo a Mileto. Paolo, infatti, Aveva ritenuto opportuno navigare al largo di Efeso perché non gli capitasse di doversi attardare in Asia. Voleva affrettarsi per trovarsi, se possibile, nel giorno di Pentecoste a Gerusalemme. Da Mileto mandò ad Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero presso di lui, disse loro: Voi sapete come, fin dal primo giorno in cui io arrivai nella provincia di Asia, mi sono sempre comportato con voi servendo il Signore in ogni genere di umiliazione, nelle lacrime e tra le prove che le insidie dei giudei mi hanno procurato. Non ve nulla che vi potesse giovare che io abbia trascurato di predicare e insegnarvi, in pubblico e nelle case. Ho scongiurato giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ora, ecco che, avvinto dallo Spirito, sto andando a Gerusalemme. Non sapendo ciò che colà mi potrà succedere. Soltanto so che lo Spirito Santo di città in città mi avverte che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non do alcun valore alla mia vita, purché io termini la mia corsa e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù di rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Ora, ecco, io so che voi non vedrete più il mio volto voi tutti tra i quali io sono passato, annunciando il regno. Perciò io vi attesto oggi che se qualcuno si perdesse, la responsabilità non cadrà su di me. Mai, infatti, io mi sono sottratto dall'annunciarvi tutta intera la volontà di Dio. Vegliate quindi su di voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha stabiliti come sorveglianti per pascere la Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del suo proprio figlio. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno in mezzo a voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Tra voi stessi sorgeranno individui che terranno discorsi perversi per trascinare discepoli dietro a loro. Perciò vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire, piangendo, ciascuno di voi. Ora io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati. Io non ho mai desiderato argento, oro o vesti di nessuno. Voi sapete che alle mie necessità e a quelle di coloro che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In ogni occasione io vi ho dimostrato che è così, lavorando, che occorre prendersi cura dei deboli ricordandosi della parola del Signore Gesù che disse C'è più felicità a dare che a ricevere. Dette queste cose, inginocchiatosi con tutti loro, pregò. Tutti allora scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo coprivano di baci, afflitti soprattutto per la parola che aveva detto, che non avrebbero più riveduto il suo volto. Poi lo accompagnarono fino alla nave. Quando ci fummo separati da essi, prendemmo il largo e per la via più diretta giungemmo a Cos il giorno dopo a Rodi e di là a Patara. Avendo trovato una nave che stava per passare in Fenicia, vi salimmo sopra e salpammo. Avvistammo Cipro e la lasciammo alla sinistra, navigando verso la Siria. Così giungemmo a Tiro, dove la nave doveva deporre il suo carico. Avendo trovato i discepoli, ci trattenemmo colà sette giorni. Essi nello spirito dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme, ma quando fu spirato il tempo del nostro soggiorno ci mettemmo in cammino per partire, mentre essi ci accompagnavano tutti con le mogli e i figli sin fuori della città. Inginocchiatici sulla spiaggia pregammo e ci salutammo a vicenda. Quindi salimmo sulla nave, mentre quelli se ne ritornarono alle proprie case. Compimmo la nostra navigazione giungendo da Tiro a Tolemaide. Qui, salutati i fratelli, rimanemmo un giorno presso di loro. Il giorno dopo partimmo e giungemmo a Cesarea. Entrati nella casa di Filippo, l'evangelista, uno dei sette, ci fermammo presso di lui. Egli aveva quattro figlie vergini che avevano il dono di profezia. Eravamo là da più giorni, quando discese dalla Giudea un profeta di nome Agabo, che è entrato presso di noi, prese la cintura di Paolo, si legò i piedi alle mani e disse... Questo dice lo Spirito Santo. L'uomo a cui appartiene questa cintura, a questo modo sarà legato dai giudei in Gerusalemme e consegnato nelle mani dei pagani. All'udire queste cose, noi e la gente del luogo lo scongiuravamo di non salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose: Perché piangete così e mi spezzate il cuore? Io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire in Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non c'era verso di persuaderlo, ci acquietammo dicendo sia fatta la volontà del Signore. Giorni dopo, fatti i preparativi, salimmo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni dei discepoli da Cesarea e ci condussero ad alloggiare presso un certo Mnasone di Cipro, un antico discepolo. Al nostro arrivo a Gerusalemme i fratelli ci accolsero con gioia. Il giorno dopo Paolo venne con noi da Giacomo e vi convennero pure tutti gli anziani. Dopo averli salutati Incominciava a raccontare per filo e per segno ciò che Dio aveva operato tra i pagani per mezzo del suo ministero. Essi, sentendolo, glorificavano Dio. Poi gli dissero: Vedi, o oh, fratello, quante migliaia di giudei hanno abbracciato la fede e tutti sono zelanti osservatori della legge. Ora essi hanno ripetutamente sentito dire a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che sono tra i pagani a distaccarsi da Mosè, dicendo loro di non circoncidere più i loro figli e di non comportarsi secondo gli usi tradizionali. Che fare dunque? Senza dubbio verranno a sapere che tu sei arrivato. Fa dunque ciò che noi ti diciamo. Abbiamo qui quattro uomini che hanno un voto da sciogliere. Tu prendili con te, fa le purificazioni insieme ad essi e paga le spese per essi affinché possano radersi il capo. Tutti sapranno così che le voci che hanno udito a tuo riguardo non sono vere, ma che anche tu cammini nell'osservanza della legge. Quanto poi ai pagani che hanno abbracciato la fede, noi abbiamo inviato lettere con la decisione che si dovessero astenere dalle carni immolate agli idoli, dal sangue, dalla carne di animali soffocati e dalla fornicazione. Allora Paolo prese con sé quegli uomini. Il giorno seguente si purificò insieme con essi ed entrò nel Tempio per notificare il termine dei giorni della purificazione, quando sarebbe stato offerto il sacrificio per ciascuno di essi. I sette giorni stavano per compiersi, quando i giudei dell'Asia, avendolo visto nel Tempio, misero in subuglio tutta la folla e posero le mani su di lui, gridando, Israeliti, aiuto! Questo è l'uomo che predica a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo santo luogo. Ora ha introdotto persino dei greci nel Tempio e ha profanato questo luogo santo. Infatti avevano visto in precedenza nella città Trofimo di Efeso insieme con lui e pensavano che Paolo l'avesse introdotto nel Tempio. Tutta la città ne fu scossa e vi fu un accorrere di popolo. Impadronitisi di Paolo, lo trascinarono fuori dal recinto del tempio e subito furono chiuse le porte. Mentre essi cercavano di ucciderlo, giunse la notizia al tribuno della coorte che tutta Gerusalemme era in subbuglio. Egli immediatamente prese dei soldati e dei centurioni e scese di corsa verso di loro. Questi, visto il tribuno e i soldati, cessarono di percuotere Paolo. Allora il tribuno, avvicinatosi, lo arrestò e comandò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa aveva fatto. Ma tra la folla chi gridava una cosa, chi un'altra. Non riuscendo egli per il tumulto a capire con certezza di che si trattava, comandò che fosse condotto nella caserma. Quando fu sui gradini dovette essere portato di peso dai soldati per la violenza della folla. Infatti la moltitudine del popolo gli andava dietro gridando, ammazzalo. Mentre stava per essere condotto dentro la caserma, Paolo disse al tribuno. Mi è lecito dirti una cosa? Quegli rispose: Sai il greco? Non sei dunque tu l'egiziano che giorni fa ha provocato una sommossa e ha condotto nel deserto quattromila sicari? Paolo disse: Io sono un giudeo, cittadino di Tarso in Cilicia, città non senza importanza. Ora ti prego, permettimi di parlare al popolo. Ottenuto il permesso, Paolo, stando sui gradini, fece cenno con la mano al popolo e fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo, Fratelli e padri, ascoltate quanto ora io vi espongo in mia difesa. Udendo che parlava loro in ebraico, il silenzio si fece ancora più grande. Egli continuò, Io sono un giudeo, nato a Tarso, in Cilicia, ma educato in questa città istruito ai piedi di Gamaliele, nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come lo siete voi tutti oggi. Io ho perseguitato a morte questa via, mettendo in catene e gettando in prigione uomini e donne, come me ne fa testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il consiglio degli anziani. Da essi avevo anzi ricevuto lettere per i fratelli di Damasco e stavo andandovi per condurre incatenati a Gerusalemme anche quelli che si trovavano là, perché vi fossero puniti. Or, mentre io ero in viaggio, e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso, una gran luce venuta dal cielo mi sfolgorò tutt'intorno. Io cadi a terra, e udii una voce che mi diceva, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi, «Chi sei, o oh, Signore?» mi disse, io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Quelli che mi accompagnavano videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io ripresi: Che debbo fare, Signore? Il Signore mi disse: Alzati, va a Damasco, e là ti sarà detto tutto ciò che è stabilito che tu faccia. Ma poiché non potevo più vedere per lo splendore di quella luce, fui condotto per mano dai miei compagni di viaggio e giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo devoto e osservante della legge, stimato da tutti i giudei che abitavano colà, venne a trovarmi e, standomi accanto, mi disse, Saulo, fratello, torna a vedere. E io, nella stessa ora, riuscii a vederlo. Egli disse, Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una parola dalla sua bocca poiché tu renderai testimonianza a suo favore, presso tutti gli uomini, di ciò che hai visto e udito. Ed ora che cosa aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e purificati dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Tornato a Gerusalemme, mentre stavo pregando nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva, Presto, affrettati ad uscire da Gerusalemme perché non accetteranno la tua testimonianza riguardo a me. Io replicai, Signore, costoro sanno che io mettevo in prigione e percuotevo di sinagoga in sinagoga quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero là presente, ed ero d'accordo con coloro che lo uccidevano e ne custodivo le vesti. Ma egli mi disse, Va, perché io ti manderò lontano tra i pagani. Fino a queste parole... Lo avevano ascoltato, ma qui cominciarono a gridare: Via dal mondo, costui non ha il diritto di vivere. Gridavano, si strappavano le vesti e gettavano polvere in aria. Allora il tribuno fece condurre Paolo nella caserma, ordinando di interrogarlo ricorrendo alla flagellazione per sapere per quale motivo gli gridassero contro a quel modo. Ma quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione presente: vi è lecito flagellare un cittadino romano e per di più non ancora giudicato? Udito ciò, il centurione si avvicinò al tribuno per avvertirlo, dicendo: Che cosa stai per fare? Quest'uomo è romano. Allora, avvicinatosi, il tribuno gli disse: Dimmi, tu sei romano? Egli rispose: Sì. Io, riprese il tribuno, ho acquistato questa cittadinanza a caro prezzo e Paolo. Io invece vi sono nato. Subito si allontanarono da lui quelli che stavano per interrogarlo. Anche il tribuno si intimorì, avendo saputo che era romano, poiché lo aveva fatto legare. Il giorno dopo, volendo sapere con certezza di che cosa i giudei lo accusavano, gli tolse le catene e ordinò che si radunassero i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio. Poi fece condurre Paolo e lo presentò a loro. Con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse, Fratelli, io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza fino a questo giorno. Ma il sommo sacerdote Anania diede ordine agli assistenti di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse, Dio sta per percuotere te, muro imbiancato. Tu sei assiso per giudicarmi secondo la legge e violi la legge ordinando di percuotermi. Ma gli assistenti dissero, Tu insulti il sommo sacerdote di Dio? Paolo rispose, Non sapevo, fratelli, che è sommo sacerdote. È scritto, infatti, Non parlerai male di un capo del tuo popolo. Paolo sapeva che una parte dell'assemblea era composta di sadducei e un'altra di farisei. E gridò nel sinedrio, Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Io sono sotto giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Appena dette queste parole scoppiò un tafferuglio tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei, infatti, dicono che non c'è risurrezione né angelo né spirito, mentre i farisei ammettono tutte queste cose. Vi fu un gran gridare. Alcuni scrivi del partito dei farisei si alzarono a battagliare, dicendo: Non troviamo alcun male in quest'uomo. E se uno spirito gli avesse parlato, oppure un angelo. Aggravandosi il tumulto, il tribuno, temendo che Paolo fosse da quelli fatto a pezzi, comandò alla truppa di scendere e portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo in caserma. La notte seguente il Signore gli si avvicinò e gli disse: Coraggio. Come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma. Fattosi giorno. I giudei fecero una congiura e si obbligarono con giuramento a non mangiare né bere fino a che non avessero ucciso Paolo. Erano più di quaranta quelli che avevano fatto questa congiura. Essi si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani, e dissero: Con giuramento ci siamo obbligati a non prendere più alcun cibo finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque voi comparite di fronte al tribuno col sinedrio affinché lo conduca da voi come per voler esaminare più accuratamente il suo caso. E noi, prima che si avvicini, ci teniamo pronti ad ucciderlo. Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere dell'insidia e, andato alla caserma, vi entrò e ne diede notizia a Paolo. Paolo, fatto chiamare uno dei centurioni, disse: Conduci questo giovane dal tribuno perché ha qualcosa da comunicargli. Quegli lo prese e lo condusse dal tribuno e disse «Il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e ha pregato che questo giovane ti fosse condotto perché ha qualcosa da dirti». Presolo per mano, il tribuno lo condusse in disparte e lo interrogò «Che cos'hai da comunicarmi?». Egli disse che i giudei si erano accordati per domandargli che il giorno appresso conducesse Paolo nel Sinedrio col pretesto di una interrogazione più accurata sul suo caso. Tu dunque non fidarti di essi. Infatti, più di quaranta uomini dei loro gli tendono insidie e si sono obbligati con giuramento a non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. Ora si tengono pronti in attesa che tu dica di sì. Il tribuno congedò il giovane, ordinandogli: Non dire a nessuno che mi hai rivelato queste cose. Chiamati poi due dei centurioni, disse. Preparatemi 200 soldati, perché vadano fino a Cesarea, e settanta cavalieri e 200 lancieri, pronti a partire tre ore dopo il tramonto. Preparate anche delle cavalcature per farvi salire Paolo e condurlo in salvo presso il Governatore Felice. Scrisse anche una lettera di questo tenore. Claudio Lisia, a Sua Eccellenza il Governatore Felice. Salute, quest'uomo era stato preso dai Giudei stavano per ucciderlo quando sopraggiunsi con la truppa e lo liberai avendo saputo che era cittadino romano volendo poi sapere la ragione per cui lo accusavano lo condussi nel loro sinetrio e vidi che lo accusavano per questioni controverse della loro legge ma che non c'era alcuna imputazione a suo carico che comportasse la morte o le catene Essendo poi stato avvertito che si stava tramando una congiura contro quest'uomo, subito te l'ho mandato, facendo insieme sapere agli accusatori di deporre contro di lui davanti a te. Sta bene. I soldati, secondo l'ordine ricevuto, presero in consegna Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il giorno dopo se ne ritornarono alla caserma, lasciando che i cavalieri proseguissero con lui. Entrati a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore. E gli presentarono Paolo. Avendola letta, lo interrogò di quale provincia fosse. Saputo che era della Cilicia, gli disse: Ti ascolterò quando saranno giunti anche i tuoi accusatori. E ordinò che fosse custodito nel pretorio di Erode. Cinque giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania con alcuni anziani e un avvocato, un certo Tertullo. I quali si costituirono davanti al governatore come accusatori di Paolo. Paolo fu chiamato e Tertullo cominciò la sua accusa dicendo: Avendo la fortuna per merito tuo di godere di grande pace, e fruendo questo popolo di vantaggiose riforme grazie alla tua preveggenza, in tutto e per tutto noi te ne rendiamo lode, o eccellentissimo felice, con ogni gratitudine. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego di volerci ascoltare brevemente con quella benevolenza che ti distingue. Abbiamo trovato questa peste d'uomo che provoca sedizioni fra tutti i giudei del mondo intero ed è un capo della setta dei nazorei, il quale ha perfino tentato di profanare il tempio e l'abbiamo arrestato. Tu stesso, interrogandolo su tutte queste cose, potrai venire a sapere da lui la verità su ciò di cui lo accusiamo. Anche i giudei si univano a lui nell'accusa, sostenendo che le cose stavano proprio così. Paolo, dopo che il governatore gli fece cenno di parlare, rispose. Sapendo che da molti anni tu sei giudice di questo popolo, di buon animo io mi accingo a difendere la mia causa. Tu ti puoi assicurare che non è più di dodici giorni che io sono salito a Gerusalemme per fare adorazione. Non mi hanno trovato né nel tempio in disputa con alcuno o a provocare subuglio tra la folla, né dentro le sinagoghe, né per la città. Non ti possono portare le prove di ciò di cui ora mi accusano. Anzi, ti confesso che io servo al Dio dei miei padri, secondo la via che essi chiamano setta, credendo a tutto ciò che è conforme alla legge e che è scritto nei profeti. Ho in Dio speranza che anch'essi condividono. E vi sarà una risurrezione dei giusti e degli iniqui. Perciò anch'io procuro di mantenere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini, in ogni occasione. Dopo molti anni, io ora me ne sono venuto allo scopo di portare lemosine al mio popolo e di offrire sacrifici. Così mi hanno trovato nel Tempio purificato, al di fuori di ogni assembramento o tumulto. Furono alcuni giudei dell'Asia a trovarmi. Quelli che avrebbero dovuto ora presentarsi qui ad accusare se avessero qualcosa contro di me. O questi stessi dicano se hanno trovato qualche cosa di riprovevole quando stavo davanti al sinedrio se non questa sola parola che io ho gridato, stando in mezzo a loro: È a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi in giudizio di fronte a voi. Allora felice che era perfettamente informato sulle cose riguardanti la via, li rinviò dicendo Quando verrà giù il tribuno Lisia esaminerò il vostro caso. E comandò al centurione di tenere Paolo prigioniero, ma di lasciargli una certa libertà e di non impedire ad alcuno dei suoi di rendergli servizio. Alcuni giorni dopo Felice venne con Drusilla, sua moglie, che era giudea, fece chiamare Paolo e lo ascoltò parlare della fede nel Cristo Gesù. Ma quando si mise a parlare di giustizia, di continenza e del giudizio futuro, Felice, spaventato, disse Per ora puoi andare, quando avrò un'occasione ti richiamerò. Sperava persino che avrebbe potuto avere del denaro da Paolo, perciò spesso lo faceva chiamare per intrattenersi con lui. Ma trascorsi due anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo e volendo far cosa gradita ai giudei, Felice lasciò Paolo in prigione. Pesto dunque, giunto nella provincia, tre giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme e comparvero davanti a lui i sommi sacerdoti e i principali dei giudei portando accuse contro Paolo. Lo pregavano chiedendogli il favore, in odio a Paolo, che lo facesse trasportare a Gerusalemme per tendergli un agguato e ucciderlo durante il percorso. Festo rispose che Paolo era in prigione a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito tra poco. Quelli dunque tra voi, disse, che hanno autorità, scendano con me e se c'è in quell'uomo qualche colpa, depongano contro di lui. Dopo essersi fermato tra loro non più di otto o dieci giorni, scese a Cesarea e il giorno dopo sedette in tribunale e comandò che gli fosse portato Paolo. Quando arrivò i giudei che erano discesi da Gerusalemme gli si fecero intorno, producendo molte e gravi accuse che non potevano dimostrare. Paolo si difendeva affermando: Non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Allora Festo, volendo far cosa gradita ai giudei, rivoltosi a Paolo gli domandò: Vuoi salire in Gerusalemme e là essere giudicato di fronte a me riguardo a queste cose? Ma Paolo replicò. Sto dinanzi al tribunale di Cesare e qui mi si deve giudicare. Non ho fatto alcun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque ho commesso qualche ingiustizia o qualche delitto che merita la morte, non ricuso di morire. Ma se non vi è nulla di ciò di cui essi mi accusano, nessuno può consegnarmi ad essi. Mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito con il suo consiglio, disse, Hai appellato a Cesare, a Cesare andrai. Passati alcuni giorni, il re Agrippa e Berenice discesero a Cesarea e vennero a salutare Festo. E poiché vi si trattenevano alcuni giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo C'è un uomo che è stato lasciato in prigione da Felice. Quando sono stato a Gerusalemme sono comparsi i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei, portando accuse contro di lui e chiedendo la sua condanna. Io risposi loro che non è costume dei romani di consegnare un uomo prima che l'accusato sia stato messo a confronto con gli accusatori e abbia avuto la possibilità di difendersi dalle accuse. Allora essi si radunarono qui e, senza por tempo in mezzo, l'indomani mi sedetti in tribunale e feci condurre quest'uomo. Messi alla sua presenza, gli accusatori non portarono nessuna accusa di alcuno di quei delitti che io potessi sospettare. Avevano con lui soltanto delle contestazioni su punti della loro religione e riguardo a un certo Gesù morto che Paolo asseriva essere vivo. Trovandomi imbarazzato davanti a una controversia come questa, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato riguardo a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio di Augusto, comandai che fosse custodito in prigione finché non possa inviarlo a Cesare. Agrippa disse a Festo Vorrei anch'io ascoltare quest'uomo. Domani, disse, lo ascolterai. Il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con grande pompa e quando furono entrati nella sala delle udienze con i tribuni e i personaggi eminenti della città, Festo comandò di condurre Paolo. Allora Festo disse Re Agrippa e voi tutti che siete qui presenti. Voi vedete colui per il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me, tanto a Gerusalemme come qui, gridando che costui non deve più vivere. Ma io ho accertato che egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Ma poiché egli stesso si è appellato ad Augusto, ho deciso di inviarglielo. Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere all'imperatore. Perciò l'ho condotto di fronte a voi, e soprattutto di fronte a te, o re Agrippa, perché dopo questa interrogazione io abbia qualcosa da scrivere. Mi sembra infatti assurdo mandare un prigioniero senza indicare anche le accuse fatte a suo carico. Agrippa disse a Paolo, ti è accordata la parola per difenderti. Allora Paolo, stesa la mano, incominciò a parlare in sua difesa. Da tutte le accuse che mi sono rivolte dai giudei, io mi stimo fortunato, o Re Agrippa, di potermi oggi difendere davanti a te, tanto più che tu conosci assai bene i costumi e le controversie proprie dei giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi con longanimità. Quale sia stato il mio tenore di vita fin dalla mia giovinezza, trascorsa tutta intera in mezzo al mio popolo e nella stessa Gerusalemme, lo sanno bene tutti i giudei. Essi mi conoscono da lunga data. E se vogliono possono testimoniare che sono vissuto come fariseo, secondo la setta più osservante della nostra religione. Ora mi trovo sotto processo per la mia speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri. Quella promessa di cui le nostre dodici tribù, servendo incessantemente Dio, notte e giorno, attendono il compimento. È per questa speranza che io sono accusato dai giudei, o oh re. Come mai vi può sembrare incredibile? che Dio risusciti i morti. Quanto a me, io ritenni di dover fare molte cose contro il nome di Gesù di Nazareth, ed è ciò che ho fatto in Gerusalemme. Molti dei santi li ho chiusi in carcere, con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando si trattava di ucciderli, io votavo contro di loro. E in tutte le sinagoghe, molto sovente li sforzavo con supplizi a bestemmiare, e nell'eccesso del mio furore li perseguitavo anche nelle città straniere. Con questo scopo me ne stavo andando a Damasco, munito dell'autorizzazione e del permesso dei sommi sacerdoti, quando, verso mezzogiorno, ho visto, o oh re, sul mio cammino, una luce del cielo più risplendente del sole sfolgorare intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti cademmo per terra. Ed io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Io dissi, chi sei o oh signore? Il signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma ora alzati e sta dritto in piedi, poiché ecco il motivo per cui ti sono apparso. Per costituirti ministro e testimonio delle cose che tu hai veduto di me e di quelle che io ancora ti mostrerò. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, perché ottengano per la fede in me la remissione dei peccati e partecipino all'eredità dei santi. Pertanto, Urea Grippa, io non volli resistere alla visione celeste. Anzi, prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea, infine ai pagani, ho predicato che dovevano pentirsi e convertirsi a Dio facendo opere di vera penitenza. Per questi motivi i giudei si impadronirono di me nel Tempio e hanno cercato di uccidermi. Ma con l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, io ho continuato a rendere testimonianza agli umili e ai potenti, non dicendo niente altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, che il Cristo doveva soffrire e che, risuscitato per primo da morte, avrebbe annunciato la luce al popolo e ai pagani. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo alza la voce e gli grida, tu stai delirando Paolo, il tuo gran sapere ti ha dato alla testa. E Paolo, non sto sragionando, eccellentissimo Festo, ma dico parole veritiere e sensate. Infatti il re di queste cose è bene informato e così parlo davanti a lui con piena fiducia, perché non penso che alcuna di queste cose possano essergli ignote. Infatti non si tratta di fatti avvenuti in qualche angolo remoto. Credi tu, o oh re Agrippa, ai profeti? Lo so che ci credi. E Agrippa a Paolo, ancora un poco e mi persuadi a farmi cristiano. E Paolo, o oh poco o molto, Dio volesse che non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diveniste come io sono, all'infuori di queste catene. Allora il re, il governatore, Berenice e quanti erano seduti con loro si alzarono. Allontanandosi parlavano tra loro e dicevano un uomo come questo non può far nulla che meriti la morte o le catene. Anzi Agrippa soggiunse a Pesto, Quest'uomo avrebbe potuto essere rilasciato se non avesse fatto appello a Cesare. Quando fu deciso di iniziare la nostra navigazione verso l'Italia, diedero in consegna, Paolo e alcuni altri prigionieri, ad un centurione di nome Giulio della corte augusta. Saliti su una nave di Adramitto, che stava per far vela verso i porti dell'Asia, prendemmo il mare, avendo con noi Aristarco, un Macedone di Tessalonica. Il giorno seguente approdammo a Sidone e Giulio, che trattava Paolo con benevolenza, permise che si recasse dagli amici per riceverne i buoni uffici. Salpati di là, facemmo vela sotto Cipro, poiché i venti erano contrari. E attraversato il mare di Cilicia e di Panfidia giungemmo a mira della Licia. Quivi il centurione trovò una nave alessandrina in rotta verso l'Italia e ci fece salire su di essa. Per lunghi giorni navigammo lentamente e a stento giungemmo di fronte a Cnido. Poi il vento non ci permise di approdare. Navigammo sotto Creta di fronte a Salmone e costeggiandola a stento arrivammo a una località chiamata Buoni Porti presso la quale c'era la città di Lasea. Essendo passato molto tempo ed essendo ormai mal sicura la navigazione, poiché era già trascorso anche il giorno del digiuno, Paolo li ammoniva dicendo: Amici, vedo che il continuare la navigazione sarebbe temerario e potrebbe portare molto danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Ma il centurione si fidava di più del capitano e dell'armatore che delle parole di Paolo. E poiché il porto non era adatto per svernare, i più presero la decisione di salpare di là, nella speranza di poter giungere a Svernare a Fenice, un porto di Creta, che guarda a Libeccio e a Maestrale. Levatosi un vento leggero dal sud, ritennero di poter attuare il loro progetto e, levata l'ancora, si misero a costeggiare Creta. Ma dopo non molto si scatenò sull'isola un vento d'uragano, chiamato Euro Aquilone. La nave fu trascinata via. Non potendo resistere al vento, e ci lasciavamo portare alla deriva. Filando sotto un'isoletta chiamata Caudas, a stento riuscimmo a restare padroni della scialuppa. L'alzarono su e usarono i mezzi di soccorso per cingere di gomme la nave. Temendo poi di incorrere nella sirte, calarono l'attrezzo, lasciandolo così portare alla deriva. Poiché erano violentemente battuti dalla tempesta, il giorno seguente fecero gettito del carico. E nel terzo giorno con le loro mani buttarono via l'attrezzatura della nave. Per più giorni non si videro né sole né stelle. La tempesta si manteneva violenta e si andava ormai perdendo ogni speranza di salvarci. Da molto tempo non si mangiava più. Allora Paolo, ritto in piedi in mezzo a loro, disse: Amici, si sarebbe dovuto ascoltarmi e non far vela da Creta. Ci saremmo risparmiati questo rischio mortale e questa iattura, ma ora vi esorto a star di buon animo. Infatti, non vi sarà alcuna perdita di vite umane, ma solo della nave. Infatti, in questa notte mi si è presentato un angelo di Dio, di quel Dio a cui appartengo e a cui io servo, dicendomi: Non temere, Paolo, tu devi comparire di fronte a Cesare. Ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti coloro che navigano con te. Perciò state di buon animo, amici, perché ho fede in Dio che le cose andranno così come mi è stato detto. Ci dovremo imbattere in un'isola. Essendo ormai la quattordicesima notte che eravamo sbattuti nell'Adriatico, verso la metà della notte i marinai ebbero l'impressione che si stesse avvicinando terra. Calato lo scandaglio, trovarono venti braccia di profondità. Temendo che andassimo a cadere contro delle scogliere, dalla prua calarono le quattro ancore e aspettavano ansiosi che si facesse presto giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e avevano calato la scialuppa in mare col pretesto di voler tendere delle ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete essere salvi. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Mentre si aspettava che cominciasse a farsi giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo, dicendo «Oggi sono quattordici giorni che state in attesa, digiuni, senza aver preso nulla, perciò io vi esorto a prendere cibo. Ciò, infatti, è necessario per la vostra salute. Infatti non si perderà alcun capello del vostro capo». Dette queste cose, prese del pane, rese grazie a Dio in presenza di tutti e spezzatolo, cominciò a mangiare. Allora tutti, fattesi coraggio, presero anch'essi del cibo. Eravamo in tutto nella nave 276 persone. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave gettando il frumento nel mare. Quando si fece giorno non riuscivano a riconoscere la terra, ma scorgevano un'insenatura con una spiaggia e là volevano se fosse stato possibile spingere la nave. Staccarono le ancore tutt'intorno e le lasciarono andare a mare. Allentando nello stesso tempo gli ormeggi dei timoni e alzato l'artimone al vento, tentavano di approdare alla spiaggia, ma si imbatterono in un altifondo tra due correnti e fecero incagliare la nave. La prua, piantata nel fondo, rimaneva immobile e la poppa veniva sfasciata dalla violenza delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri perché qualcuno non sfuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, li impedì dall'attuare il loro proposito e comandò a quelli che erano in grado di nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su qualche relitto della nave. E così tutti giunsero a terra in colomi. Scampati finalmente dal pericolo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci mostrarono una benevolenza non comune. Accesero un falò e ci raccolsero tutti intorno poiché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Paolo aveva raccolto una bracciata di legna e la stava buttando nel fuoco quando una vipera, uscita fuori per il calore, gli si attaccò alla mano. Gli indigeni, come videro l'animale pendere dalla sua mano, si misero a dirsi l'un l'altro: Certamente è un assassino, quest'uomo, poiché essendosi salvato dal mare, la vendetta divina non gli ha permesso di sopravvivere. Ma egli scosse la bestia sul fuoco e non ne risentì alcun male. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'improvviso. Ma dopo aver atteso a lungo e aver visto che non gli accadeva niente di straordinario, cambiato parere, cominciarono a dire che egli era un dio. In quei dintorni aveva i suoi poderi il primo dell'isola, di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospitò cordialmente per tre giorni. Ora il padre di Publio giaceva a letto con accessi di febbre e di senteria. Paolo andò a visitarlo e dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. In seguito a questo fatto, anche gli altri dell'isola che avevano delle malattie, incominciarono a venire da lui e venivano guariti. Essi ci colmarono di onori e quando salpammo, ci provvidero del necessario. Dopo tre mesi salpammo con una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola e portava per insegna i Dioscuri. Approdati a Siracusa, vi rimanemmo tre giorni. Di là, costeggiando, giungemmo a Reggio. Dopo un giorno si levò il vento del sud, e così in due giorni giungemmo a Pozzuoli. Ivi trovammo dei fratelli, e avemmo la consolazione di rimanere con loro sette giorni. E così arrivammo a Roma. Di là i fratelli, che avevano sentito delle nostre peripezie, ci vennero incontro fino al foro Appio e alle tre taverne. Quando li vide, Paolo ringraziò Dio e prese coraggio. Entrati poi in Roma, fu permesso a Paolo di dimorare per conto suo, con un soldato a guardia. Tre giorni dopo egli convocò i principali fra i giudei. Quando si furono radunati, disse loro: Io, o oh fratelli, pur non avendo fatto nulla contro il mio popolo o contro gli usi dei nostri padri, sono stato messo in catene a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei romani. Essi, dopo aver fatto un'inchiesta, volevano rilasciarmi, perché non c'era in me nulla che meritasse la morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare, non però come se avessi qualcosa da rimproverare al mio popolo. Per questo motivo io vi ho fatti chiamare per vedervi e parlarvi. Poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. Ma essi gli dissero: Noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera dalla Giudea riguardo a te, né alcuno dei fratelli è venuto a raccontarci o a dirci qualcosa di male sul tuo conto. Ma riteniamo opportuno sentire da te ciò che pensi. Infatti, riguardo a questa setta ci è noto che in ogni luogo trova opposizione. In un giorno prefissato molti si recarono presso di lui nel suo alloggio. Nella sua esposizione egli rendeva testimonianza del regno di Dio e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti, dal mattino fino alla sera. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, altri restavano increduli. Non riuscendo a mettersi d'accordo tra loro, si separarono, mentre Paolo diceva una sola parola. Bene a ragione lo Spirito Santo ha parlato ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo, vada questo popolo e di, udrete con gli orecchi e non capirete, guarderete con gli occhi e non vedrete. Si è indurito infatti il cuore di questo popolo, e con gli orecchi hanno udito male e hanno chiuso i loro occhi, per non vedere con gli occhi, né udire con gli orecchi, e non comprendere con il cuore e convertirsi e io non li guarisca. Sia noto dunque a voi che ai pagani è stata inviata questa salvezza di Dio, ed essi ascolteranno. Rimase due anni interi in un ambiente preso a pigione e riceveva tutti quelli che andavano a visitarlo, annunciando il Vangelo del Regno e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con piena libertà e senza ostacoli.